dire porco Livio? Ma che cazzo ne sacci che? Ma porco Livio! Porco Livio, Porco Livio. Questo mostro! Porco Livio! Anche se non si vede perché non si dice. Fangulo Livio. Dimensions has a somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Porco Livio. Fangulo Livio.
Col figlio di Roma. Buonasera, Roma. Buonasera. Buonasera, 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 buonasera. Come state? Tutto bene? Oggi un esperimento istrionico. Sei contento che ha vinto la Roma? Che ha vinto la Roma? Sei contento? Ciao, certo che sono contento, mi pare ovvio. Stava lì e faceva Claudio sa. Cioè, ho esultato nonostante lo spoiler. Sì, qua c'è stato uno spoiler qualcuno greve. Qualcuno ha urlato prima. Abbiamo sentito urlare fuori dalla finestra. Ho detto, ci hanno segnato, ma un gol tipo brutto. No, era evidente. Però... che era... Eh sì, buonasera. Buonasera. Ciao mister, ciao Davide. Ci sono, come al solito. Oggi avevo letto un commento di Andrea che scriveva: se oggi Meliador non vince si deve andare a nascondere. Molto bravi, molto bravi. Allora ragazzi, vediamo se si nasconderà o meno. Allora, nel frattempo che arrivano gli altri, parti e 45, non si può tardare. Complimenti alla Juve, vabbè, ma la Juve c'ha tutte le possibilità di ribaltarla. Quanto è finita? 1-0. Sì, a 1-0 non è niente. Ha segnato, ha pareggiato? Ha pareggiato. Con Juve. E allora? E 1-1, allora. E allora è passata a Juve. Allora, la mia prediction è Real Madrid passa. Si compra Amiri. Il giocatore che ha 97esimo, complimenti. La Juve c'ha veramente tignosa fino alla fine. Complimenti. Lio, fai pagare a Maggi questo ritardo. Vabbè, ma non è solo Maggi, cioè anche l'altro. Vabbè, che... però diciamo che l'altro per la prima volta forse era giustificata. Dai, sì. Beh, comunque noi ce la vediamo sempre. Sì, qui, vabbè, no, sì, però o faceva come ho fatto io al fine primo tempo. Infatti Claudio, lungimirante, ha detto vengo alla fine del primo tempo e siamo stati qua, abbiamo fatto. Anzi, sono riuscito a parlare prima del format con qualcuno per dei consigli con qualcuno. Sempre che si arriva e ci affidiamo al Livio. Almeno qua è stato un minimo di scambio, ha fatto accorgere tra l'altro di un errore che avevo fatto, altrimenti porco Livio. È vero. Se qualcuno viene prima me lo dice. Il muro rosso era già pronto. Sì, infatti. Sì, oggi molto, molto ritardo, sì. Ma lui è quello che ti assilla con le imperfezioni. Sì. Sanzioniamo Maggi per i... Allora, io vorrei mettere un sub-goal... perché poi c'è stato un sub-goal su sta cosa? Ma non è finito nell'oblio. Il sub-goal di che cosa era? Ah, è vero le che dovevano arrivare in orario. Quando arrivano in ritardo ci stanno vero. Le punizioni. Federico Gatti. Tra l'altro c'avevate anche voi, no? Maggio ha detto start è 45, non ha detto quando finisce la Roma. Ha detto perché tanto non ci sono i supplementari, quindi è 45 starti, giusto? Ciao Asso. Ah, tra l'altro è stato pure debancato Maggi. Su da cosa? Asso. Su cosa? Perché Maggio aveva detto, c'è presente Giorgio Vanni aveva fatto l'inno? Del sì, che non sarebbe mai stato cantato messo. Allo stadio. E l'hanno messo a Monza Roma, se sì. Non sbaglio. Sì. E lui ha detto, no, non è possibile, ma chi lo canta, ma chi lo fa? E
mi ha inviato le clip dove dice queste cose. Sì, esatto, c'hai ragione, però pensa che se tu gli dici una cosa del genere, parte, cioè ti partono con un pippone che non finisce più, questa è magico. Se ti serve ti mando la clip anche delle 10.45. Ok, oh. Grazie. Stavi qui sotto aspettando che finisse, vero? Beh, tutte e due. Sì, credo di sì. Non si era al 97esimo, immagino che sia. Tu mi hai detto start... 97 mi sembra tu bella lunga. Tu mi hai detto oggi start è 45. Adesso sono le 11. Ragazzi, che è successo per andare così lunga? Infatti c'è strano. Ma perché sì, è finita, partite. È finita. Ma tipo sono andati lunghissimi, eh. È finita tipo 2-3 minuti fa la partita da Juve. Allora, qua il 97esimo è l'ultima cosa che mi dà che è successa. È finita? Poi non so, sì, è finita. Perché ho detto, vabbè, aspetto che finiscano le partite. Non so perché, cioè sono iniziate. No, tu mi hai detto inizi e 45. Perché le partite dovrebbero finire a quell'ora. E quindi si arriva dopo? Ma se stai a vedere la partita tanto. La partita è finita 10 minuti fa. Quella della Roma. Sì. Non quella della Juve. Ma no, non stavamo vedendo quella della Juve. Non ci provare, merdoso. Ma chi ti si incula se tu mi hai detto... No, uguale come ieri l'Inter. Ma se 5 minuti la gente si deve. Quella di ieri però era anche una semifinale. Non muore nessuno, ma è la semifinale Europa League, scusa. Sì, però magari se la guarda pure chi non è di Milan o... Vabbè, che vuol dire pure quella. Questa da Juve o quella della Roma l'hanno guardata. Secondo me l'interista, bravo, l'interista se la guarda. Che gli frega l'interista deve vedere. E sono startato pure dopo, tipo è 48 sono startato, perché ho detto, va, bravo, gli do questi scuse, 3 minuti. Ma io sento solo scuse. Sì, 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 esatto. Sai, ma io ho detto quando finisco le partite in generale. No, mi hai detto è 45 start. Perché entra la partita finisce a 45, ma se vanno i perlunghi, ma che è colpa mia? Complimenti alla Juve. Di quello dietro. Anche secondo me la Juve, io ora senza tirargliela, secondo me ciao. Buongiorno. Buongiorno. Allora, complimenti alla Juve per la fine. Ma io spero passi la Juve. 1-1. Al 97esimo ha pareggiato. Però magari è meritato. La partita di domani non è ancora finita. Pogba, ma ci saranno nel mondo forte, partite che ci stanno in questo momento. Pogba ci ha salvato. No, ha segnato Gatti. Gatti. Ha segnato pure un'altra partita. Gatti? Amici juventini, ma Gatti non aveva segnato pure... Aveva segnato in Coppa Italia, non no, no, secondo me un'altra di Europa League ha segnato. Ha segnato, vedi? Va bene, 44. Dai. Allora, io non ho Livio, che cosa io no? Staccheria all'Europa League, Gatti. Vabbè, noi ci ha segnato Bove. Sì, effettivamente. Fermate il 52. Eccolo. Ho detto che vincevano entrambi di un gol, quindi ho sbagliato quello della Juve. Cazzarola, tocca fare la top 5 in SA. Sì. Allora. Oggi abbiamo un fantateam guerrigliero. Ok? Ci sfideremo tutti e quattro per creare il team perfetto. Bello, top 5 episodi di Black Mirror. Interessante. No. Ma forse sì, qualcuno forse lì la fa. Vabbè, tanto a secondare chi la fa può essere completamente diverso. Se la sana e salva. Grazie. Ma perché sta andando tutto in ritardo? Vabbè. Bella Uki. Grazie. Ah, ma spiegaci, allora, Zore, io ti giuro. Dimmi sì o no. Zore no. Perché no? Zore è bravo, ragazzi. E Chris no? Manco Chris? No, in teoria no. Ma tanto va. Però adesso ho capito il trucco. Buonasera, Luca. Buonasera. L'avevo già detto prima che sarei arrivato tardi perché quando sono andato da amici, ma ho sottovalutato la distanza. Quando ho fatto l'andata, ci ho messo 20 minuti e ho detto, cazzo, arriverò per forza tardi al ritorno. Va bene.
Allora, buonasera, buonasera. Hai visto Luca Matteo scrive Team Livio ogni messaggio? Grande. Molto bravo, molto bravo. Non è vero, eh. Quando oggi pomeriggio si è incazzata una certa, l'ha insultato. Ma si è incazzato con Livio? Con Livio, e non ha messo Team Livio alla fine. Aveva detto una cazzata. Vabbè, quello ero pure fa. D'accordo se un po' con Luca vabbè, Matteo. Ma Livio lo fa di cazzate. Perché non me lo fa? Mamma mia, Zori, sei... C'hai dei problemi cognitivi molto alti. Cioè, prima cioè, scrive tutti i messaggi e poi buonasera maestro, ti immagini. Che cosa sei schizofrenico, cosa stai facendo? Allora, comunque, buonasera. Allora, in che cosa consiste il Fantateam di oggi? Odierno. Allora, chi ha vi fate un sondaggio, chi ha giocato ai Geoff Empire? Che è un gioco incredibile. Due. Chi ha almeno più di 25 posso anni dire, secondo per me. Quanto sicuramente Age of Empire 2 è stato quello probabilmente fatto meglio, il più famoso e tutto. Secondo me il 3 è estremamente sottovalutato. Allora lo volevo provare a scaricarmi anche il 4 per fare il Fantateam perché è graficamente molto più bello. Vabbè, il 4 è praticamente un remake del 2. Sì, però con la grafica sì, tipo sì, super sì. Figa. Però, bello Age of Mythology. Però me lo volevo un attimo studiare perché non conoscendolo per niente ho detto un salto nel vuoto troppo, troppo grande. Quello è che perché devo vedere se ce l'ho su Steam. Ti passo in caso l'account. Zoe si è incazzato. E va bene, allora. Ammazza Livio Bullo ce ne vuole, Livio è forte solo quando c'ha il mouse, cioè perché sì, può schiacciare le cose, no? Questo tuo atteggiamento... Livio leone da tastiera. Sì, questo Zori. Tuo atteggiamento mi dà molto fastidio. Tanto sei fottuto, uno psicologo. Ma come è possibile che fa sta cosa? Io non lo voglio vedere, Gino. Infatti, manco io. Pure che è commosso, non mi interessa. Okay. Cioè, se faccio così... Allora... Vabbè. Sarà Fantateam, quindi dovremmo fare delle scelte. Avremo un budget. Sì. E... scopriremo man mano come si andrà a formare il nostro esercito e poi ci metteremo in una mappa da 4 tutti contro tutti e giù botte. Giusto. Allora, ci sarà anche una condizione di vittoria aggiuntiva che è nuova, non esiste nel gioco. Allora, non si può fare una partita full computer. Okay. Si può fare una partita full computer? Full computer non si può fare una partita. E quindi? Ok, quindi ci sarà un personaggio in mezzo a un'isola che creerò, in mezzo ad alberi, che se viene ammazzato, chi lo ammazza vince. Ma questo personaggio è scarsissimo? È un omino. È un omino, è un omino del villaggio. Questa è una cosa. Se riesci... Ma deve essere impossibile da raggiungere. Infatti, sì, scusa, metto... molto difficile. Molto, molto difficile. Può fare impossibile perché tu lui ha messo la mappa che la genera lui. Puoi mettere tutto invalicabile intorno. No, non invalicabile. Vabbè, puoi fare una foresta, poi un lago. È un già isola. Stato tutto è già scritto. Stato fatto. Vabbè, è già tutto scritto. Mi fido. No, Livio, così scammi. No, lo metto al centro della mappa in un'isoletta. Perché? Lo uccideranno quelli di lì. No, ma non, ho già provato a simulare con Stefano e gli altri. Non manco ci provano. È un boccino d'oro. Esatto. Ma manco ci provano perché devono andare sull'isola e poi iniziare a tagliare tutti gli alberi. Non lo fanno. Va bene. Allora. Oh, bravi. 54% della chat ha giocato a Geoff Empire. Molto bravi. Pensavo di più. Allora, vabbè, ci sta, dai, è un gioco comunque vecchio, tra virgolette. Allora, iniziamo. Il Fantateam. Come al solito, scegliete le vostre cartelle. Vai, fa prima Claudio è il più esperto. La C di Claudio. La C di Claudio. Però mentre scelgo, ma ci può uscire perché secondo me mi copia. Allora, perché lì no, evidentemente. Allora, no, ve lo dico subito. L'unica tabella che cambia è la prima. Per gli altri sono tutti uguali. Ancora okay. Di più. Più copiabile. Reclamo. Esatto, sì, questo è proprio copiabile. Va bene, scelgo la B. La no. Ok, lì ve la D. Perché posso arrivare al secondo? Io voglio vincere. Vai, comincia a farglielo fare a Claudio, vai. Claudio, va bene. Allora, quindi, crediti Claudio. No, vabbè, ma scherzo, raga, sul copiare.
Vabbè, ma uno può fare quello che vuole, se vuole copiare si copia. Perché, cioè, magari è tutto un piano. Allora, Claudio Cialacci. Che è successo? Ah, no, volevo vedere la Fiorentina che ha fatto. Ha perso. Ha perso. Ma ce l'ha in casa? Allora, primo Claudio. Ovviamente la prima è... Sium. Celti, gli unni, i cinesi. I cinesi. Quante scelte sono? Tre scelte. No, 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 no. Quanti? Sono sei. Ah, sono sei? Sei. Sono sei. Però, regà, io mi stavo... Non lo so, regà, mi stavo vedendo chi... Mi stavo mettendo in pari con Kingdom. Quindi io voglio prendere i cinesi. E prende i cinesi, Claudio. No, i Celti me li ricordo quando giocavo, li odiavo. Perché i cinesi faranno schifo al cazzo. No, e ho visto le tier list, rank S. Faranno schifo i cinesi. Va bene. Gli unni lo so, erano forti, però mi ero fomentato, quindi... Kingdom moment. Allora, prossimo. Inizi dall'alto medioevo, cioè quello base. Inizi dall'età feudale, inizi dall'età dei castelli. Qual è il vantaggio? Il vantaggio ovviamente è che sei più avanti degli altri, puoi già iniziare a costruire le truppe praticamente. No, io parto dall'inizio. Lui parte dall'alto medioevo, ci sta. Come si deve. Dall'inizio alla fine. Giusto. Ok, prossimo. Aspetta, ma io queste cose mi posso scrivere. Bravo Schi. Allora, dai. Lui ha preso i cinesi e parto dall'inizio. I cinesi e parte dall'inizio. Cinesi dall'inizio. Era un bel periodo, c'era la peste nera, cioè. Allora, prossimo. Allora, c'è un per due che qui. Che vuol dire? Che ora ho 720 punti. No, che se vuoi puoi raddoppiare. E costa il doppio. Posso pagare 200. Certo, costa il doppio. No. Ah, no, cosa no, importante. Posso... I crediti che rimangono, ok, si possono spendere per le risorse. Se tu rimani con dei crediti, puoi spendere per le risorse, ma costano il doppio. Va bene. Quindi 10.000 sono 20. Ok, ok. Ok? Dammi 100k. Puoi prendere 200k. No, ne vuole 100. Ne voglio 100. Va bene. Quindi va a 2,60. Ok. Lei ti ha dato un messaggio d'amore bellissimo al capitano. A chi? Beh, a tutti. Ciao ragazzi, scusate, introduzione, volevo solo ricordarvi perché oggi che sono malato, voi siete in live a tenermi compagnia, mi ammalo davvero molto raramente, ma è bello sapere scrivi porco lì, e fammi leggere! Il succo della frase è sei un coglione. No, non è quello. Vi si vuole bene. Anche se degli spogliatori maledetti. La parte in cui li grazie mille, capitano. Bella, capitano. Che bella, capitano. Va bene. Torna più forte di prima, capitano. Quindi parto con... Me l'hai segnati 100k? Sì, 100k. Ok, prossimo. Stessa cosa però con cibo e pietra. Ah, perché prima cos'era oro e legno. Oro e legno. E ho altre tre cose. Due oltre cose. Questo. Secondo me delle truppe già all'inizio e degli edifici. Dammi all'inizio. 50k. 50k ah, cibo e pietra siamo fatti. Vedi qua li smette legno, oro e dopo. Forse era perché questo è importante e poi li devo mettere. È importante, ma la pietra all'inizio è un po' inutile. E partendo dalla prima questo era. Questo è già un esperto. Già so troppo. Quindi cose. 50k. Quindi vale a 200. 50k di? Sì. Le bet dopo, pietra. Le bet dopo. Ne ho 100 invece di oro e legno. Ok, prossimo. Hai il cap di unità 150. Hai il cap di unità 300 e il cap di unità 500. Ok, mi rimane un'ultima scelta da fare. Ma dai, si vive una volta sola, dammi 500 truppi, poi ci sarà l'ultimo versamento, una cosa incredibile, che costerà 250. 220. Ok, quindi... Non ha messo niente col 5, quindi sicuro non è, però sicuramente 230. Io ho soldi infiniti. Ultimo.
Ah, vedi, vedi, edifici. Vabbè. Non hai tolto i crediti prima? Potrebbe essere. Sì. Livio, mi devi levare. Io stavo. Ah, 50. Meno 40, stavo a 170. Sto. 170. 170. E aspetta, vado a 70. A 70, ok. Inizia con 5 okay. edifici. Scrivi. Aspetta, scrivi. Vuoi. Vabbè, li spendi per. C'ha senso tenerli? No. Ok. Vuoi allora. Prendere 30k di risorse, scegli uguali. Dammi 30k di cibo. Ok, quindi metti 80k di cibo. Ah no, aspetta, facciamo così, sì. Se le puoi prendere uno, cioè soltanto di cibo, e vale 1-1. Cioè 1-10.000. Che cazzo stai Non ho capito. Sto dicendo che 10 crediti sono 10.000. La è la metà, quindi cioè, se lui prende, se spende 10 crediti, può prendere 10.000 di una cosa, però. Non è difficile, 10.000 o di cibo o di oro o di legno. Puoi scegliere, cioè puoi pagare 10.000, puoi pagare 10 crediti per prendere 10.000. Puoi dividerteli come vuoi. Ah vabbè, no, ma io voglio 30k di cibo. 35? No, 60k di cibo. No, 60. Ah, ma 1-1 stiamo facendo. No, sì. Solo di cibo senza pietra. Senza dice. Pietra. Ma io la pietra non ce l'avevo. No, perché prima prendi cibo e pietra. Ok. Adesso gli dice, puoi prendere solo cibo e pagarlo 10. Invece no. di prendere cibo e pietra e lo paghi 20, okay. prendi solo cibo e lo paghi 10. Quindi? Quindi con 70 puoi prendere 70k di cibo. Voglio tutto cibo io. Vai. 70k di cibo. Voglio mangiare. Voglio mangiare. Cibo, e invece qui tutte cose. Claudio, la pietra non gli piace. Ma non ti serve la pietra all'inizio. Non ti serve, vabbè. Ma io non, io chi vuole fare poi? Ma manco io trappo, tranquillo. Dai, immagini. Anzi, no, fallo fa Livio. Lo faccio io. Livio, se no, fa sempre per ultimo, sbircia tutti. No, qua aveva senso, secondo me, farlo per primo io. Però va bene. Allora, io che c'ho la D. Sì, è vero, però non lo sapevamo. Sti, vabbè, lo sapeva solo quello che l'ha detto. Io ve l'ho detto e sono tutti uguali, tranne la prima. Quindi. No, vabbè. Sti cazzi. D c'avevo, no? Vai. Ok. Slavi persiani e franchi. Ah, ma gli slavi quindi c'hai le espansioni pure, perché gli slavi non c'erano nel gioco base. Sì, ma stanno bene lì, insomma. Quindi vuoi gli elefanti o vuoi i lanciatori d'ascia? Sei tipo i tizi Super Mario, quelli che lanciano i martelletti. I lanciatori d'ascia erano forti, erano. Prendo l'elefante bello. Prendo i franchi. Franchi tiratori, vai. Claudio, troppe cose. Sì, Claudio ne sa un sacco. Beh, poi ragazzi, cioè, nel senso, però alla fine c'ho al computer, quindi io posso vabbè, fare. Se fai come Maggi li comanda a bacchetta. Io non ho il carisma di Maggi. Allora, vado a 355. Sì, 355. Super un fallo di sempre. Ok. Già la faccia la persona. Prossimo. Ozium. Ah, questo. Da dove inizi, Livio? Devo decidere la mia strategia. Mario Merconi, da dove inizia lei? Devo decidere la mia strategia. Pordenone, infatti, è più vicino ai slavi. Pordenone. Sto riflettendo sul da farsi. Beh, non solo Pordenone. Grazie, Bella mia Slim. Ciao, Slim. Finalmente A. Bene, vale. Ah, vabbè, no, inizio anch'io dall'inizio. Bravo. Inizio anch'io dall'inizio. Bravo. Ok, prossimo. Tium. Oro e legno. E Age of Empire 2 è quello che giochiamo. Prendo 100.000 per 2. 100.000 per 2? Sì, spendo 200.000. 200.000 per oro e legno. Sì. 200k di oro e legno, immagino. Guarda, picco sfondato. Mi dovete baciare i piedi quando passo. Poi.
Inizio, vabbè, prendo 100.000 cibo e pietra. 100.000 cibo e pietra. Quindi questo solo 100. Sì. Sì. Dovrò sacrificare roba, però vabbè. E qua prendo il cap a 500. Vai, cap a 500. E parto senza edifici. Ok, c'hai altri... C'hai altri 15k di... Li metto in... Che cibo, ho preso 100k e basta. Sì. Li prendo in cibo. 15k sì. Di cibo. 15k di cibo. Va bene. La prima è partita anche lui dalla prima. Va bene. Prossimo, chi vuole fare? Vai, Maggi, vai. Allora. Vai, la... Ah, come amore, ah. Come bottone. Allora. Coti. Magi. I Goti, Bizantini, Aztechi. Ma quanto sono forti gli Aztechi? E gli Aztechi sono tipo i più forti. Eh? Davvero? Tu due... beh, 150. Però vabbè, io lo paghei 145. Sacrifichi Livio a... Ah, a questa alcol. Bizantini con una Z. E vabbè, ormai è andata così. E va bene, dai, è andata così. Chi prendi? Noi l'avevamo, perché cioè, per noi era anche passata sta cosa. No, beh, perché ho visto Aztechi 150, per me è la cosa più bella di tutte. Ma io faccio di ciò di Bizanzio, mi piace. Non sono d'accordo. È vero, ma poi i Bizantini. I Bizantini, se ben ricordo, sono molto tipo user friendly, perché... Ma è la civiltà preferita di Maggi, lo sai? Davvero? Sì. Mazza. Costantinopoli, Bisanzio. No, era bella figa, i tempi di Bisanzio era figa. Però romano d'Oriente. Vai, poi. Sì, sì, perché per c'erano più bonus per sì, tutte mura, torri, super resistenti. Qual è il problema? Ci può stare a avere una cosa civiltà facile. Ah, ho capito qual è il problema. Ho capito qual è il problema. Esatto, che problemi c'hai, mo? Vai. Calla. Allora, età feudale, medioevo, età dei castelli. Ma io vorrei fare... Vuoi rasciare? No, mi piaceva che cioè, si parte ad armi pari. Ma non si sta partendo ad armi pari, cioè ognuno compra cose diverse. Sì. No, ma io voglio giocare... Vuoi una Goleador? Assolutamente no. Io voglio, indipendentemente da quello che farà lui, io voglio giocare questa cosa. Ti do, ma tu, per te questo è il male? C'è di peggio, però è abbastanza male, sì. È medio quanto alto. Male? Medio alto. Dipende dal termine paragone. Se ne mangi una. Beh, meno peggio di un panino di McDonald's. Beh, ok, grazie. Ciao. C'hai 10.000 cibo in più ogni pacchetto di Goleador che mangi. No, ma non ne mangio nemmeno uno. Non ti serve 10.000 di tutto. No. Ogni Goleador che mangi 100.000. Allora io voglio comunque ripeto, io voglio il medioevo perché avete scelto entrambi di partire da zero. Io mi accollo il partire bravo. Da zero. Bravo. Vieni a vedere il nostro bluff. Prossimo. E niente. Ah no, ok, vai. Allora, detta di Claudio, all'inizio la pietra non serve a un cazzo. Questi sono ore in legno. No, certo. Infatti stavo a vedere, stavo a parlare col senno di poi. Quindi non ho capito, se è il per due vuol dire che io pago 200, cioè quello da 100 lo pago 200? Sì, e parti con 200k di ore in legno. Devo fare un attimo due conti, Tranquillo. Cioè, la cosa è che... Cibo e legno sono probabilmente in partenza le due migliori. Sì, l'oro, dopo la pietra è importantissimo. L'oro diventa utile molto presto, ma la pietra prima della terza era proprio non la uso. Ho messo difficoltà estrema, vabbè. Quindi c'è... Poi una certa iniziano a costruire tutti i castelli, e quelli costano tanta pietra. Effettivamente forse devo prendere pietra. Vabbè. Il chip è sopravvalutato. Allora io faccio il 100, cioè quindi per 2. Il okay. Per 2 va 2,30. Maggi, attenzione. Okay. Ora io, se volete in chat, potete cominciare a fare il pull. Se volete che io rompo questo equilibrio oppure no,
Perché prossimo. Dipende da quanto voi volete vedere una cosa, diciamo, equilibrata o meno. Vabbè, okay. Ma in realtà, cioè, no, se però, si prova. Però, no, però il fatto è che se io provo può andare molto bene o molto male. Okay, o cioè, può anche essere equilibrato. Ok, cioè, però è meno probabile. Sì, sì, può essere. Va bene. Sto pensando. No, e che prossimo? Esatto. Vai. Non rompere. Bella. Non rompere è carina. Fai come vuoi, non ti lavare le mani con la chat. Ah, no, beh, perché il... Vabbè, io lo faccio... 50K. Io sto mettendo il vostro ludibrio davanti alla mia competitività. Dovreste essere onorati. Non abbiamo cose di valutazione, nel senso, quanto è effettivamente forte avere una civiltà forte? Non lo so. Cioè, quello nessuno di noi. No, non lo so. Ma poi l'ho preso da un sito. La classifica del coso. Ovviamente. Chiamo la fela sila goleador. Contiene concentrato vegetale. Come fa il mergoni a mangiarla? Beh, ma il mergoni è molto buona la goleador. Ma è la forma, Giove, non è l'essenza. Forse se la verdura fosse fatta con questa consistenza, ma la mangerei uguale. Cioè, se avessi questa consistenza e questo gusto, la mangerei uguale. Vabbè, prendi di mettere lo zucchero sopra la verdura. Cioè, questo è tipo, capito, è gelatina. Va bene, quindi 50.000 hai preso. Prossimo. Tshum. Il cap di unità. Poi ne devo scegliere un'altra cosa oltre questa, eh? Cioè, allora, costa poco perché è difficile arrivare già sopra i 150. No, sono altre due cose. No, c'è solo gli edifici dopo. Questa è un'altra, esatto. Sì. E beh, faccio il 40. Prezzo 40. Prezzo 40. Si va a 140. Ok. Ultimo. E 5 edifici. 5 edifici. E poi 40 dove dicono li metti? 130 dalla chat comunque. Bene, non so fare i conti. Perfetto, allora ti rimangono 30. 30k di roba. Gioca sporco, dice la chat. Allora, aspetta, con 5 edifici, poi c'ho quanti k di roba? Qual era l'altra? 53%. Vabbè, posso dire che il sondaggio Fair Play gioca sporco è molto più invitante. Io mi ricordo che il primo passaggio costava poco, qualcosa tipo 800 di cibo. Ma non è il costo, è il tempo. È il tempo, certo. No, a livello di punti, crediti spesi, risorse, è molto più conveniente prendere le risorse che avanzare di era e partire con le davanti. Quindi ho capito, sto a 30 o 40? Però se è 30. Effettivamente risparmi. E sto a 30, faccio 30 di cibo. Vai, segna. Ma voglio chiedere un'altra cosa, come edificio posso prendere un altro centro città? Allora, il centro città non è contato, ovviamente. È grave, no, cioè, è gratis. Dico, però negli edifici gratis, sì. Posso prendere un centro città? Puoi prendere un centro città. Sì, ok. Perché no? Ah, ovviamente deve stare nella tua area, non è che gliela puoi mettere in bocca no, un altro. No, sì, sì. Ok. Cioè, non ho messo il perimetro, però dai. No, almeno, ti metto 5 torri. Sì. Esatto, io 3 castelli davanti. No, ok. Non voglio romper cazzo. Ok, tu che cosa avevi? La B. La B. Allora, vai. Tsum. Gli italiani sono quelli del... C'hanno i balestrieri, se non erro. Però l'ho visto questo perché sono quelli nuovi. Sono usciti molto più avanti. Beh, ma è... Poi ci sono i britanni. È una questione di patriottismo qua. Italiani! Cioè, nel senso... La B di Blairadol. Italiani! Però c'è anche lui che è V Britannia... O se no, mamma li turchi. C'è sta Ceferin che secondo mio padre è turco, ma in realtà è sloveno. Vabbè, dai, raga, devo prendere forza gli italiani. Cioè, italiani! No, non c'è purtroppo discussione su questo argomento. Britannia.
Niente Leo Luch. Andiamo avanti. Tsium. Cosa? Giochi adesso, sporco? Adesso. Dove puoi... tipo Battle Simulator, quello che dici. Sì, Ulchiorra. Bello. Bello sì, Battle Simulator. Tipo, io ho visto tipo 100 nani contro 100 tavolini. È perfetto per questo format. 100 nani contro 100 tavolini hanno stravinto i tavolini. Bello. I tavolini caricavano, li hanno tirati. Allora, qua dicono gli italiani fanno cagare, sono forti solo in late game. Quindi, noi speriamo di arrivare in late quindi game. Iniziare avanti può essere una buona mossa. Tipo due tirannosauri, 10 soldati della seconda guerra mondiale e 20 spartani contro tutte cose di questo tipo. Vabbè, dai, parto pure io dall'alto medioevo, dai. Ammazzo, hai fatto fare il sondaggio. Dai, vabbè, 53-46. Pavido. In effetti è stato molto goloso. Allora, prossimo. Zoom. Allora. Allora, adesso io devo prendere. Diciamo l'oggettistica. No, scam. Il cap di popolazione e poi gli edifici. Ok, quindi 70. Battle Simulator sembra interessante, me lo devo studiare. Non l'ho mai visto. Perché poi non so se sono espansioni o mod, sono tipo tutte le cose possibili e immaginabili, ci puoi mettere. Devo vedere. Allora io prendo 100. Ma porco Liu Scam cosa? È lui che non ha preso l'età, mica lo prendo io per lui. Prendo 100k di oro e legno. 100 lire. Si possono fare i modelli personalizzati? Sì? Non lo so, probabilmente cioè, ci sta il modo, però non so quanto è difficile. Penso sì. Vai, prossimo. Ok. Ma posso prendere 150? Solo il per 2. Sì, ma il per 2 non serve a niente. Per i 10.000, per i 50.000. Esatto, 50.000 è uguale. Non serve sul secondo, sul primo e sul terzo. Vabbè, nel senso. Vabbè. No, niente. Devo prendere 100.000 e basta allora. 100.000 a 210.000. Mi prendi 100k? 100k. No, 100k. Non ha raddoppiato. Non ha lasciato, non ha raddoppiato. Sì, però ho preso il 50 per 2, non ho preso il 100. Sì. Prossimo. E il K a 500. Il K. Ok, e vabbè, l'ultimo. Poi prendi 5 edifici. 5 edifici e... mi rimane 70, no? Sì. 70, prendo puoi dividerli 50 anche, 50, no. Prendo 100, una scelta difficile. Sto cercando di capire 100k quanti sono. Sono tanti. Cioè 100k sono tanti. Prendo No, non il per due non c'è. No. Raga, anche perché 30 oro. 1000 unità a testa mi si impalla il computer, quindi e poi non ci arrivano mai, quindi. 30 oro 20 legno e 20 pietra. Tempo, però. I tempi ci giocavo parecchio. Nonostante io sempre avuto un problema col PvP degli strategici. Allora, una gara di velocità più che effettivamente qualcosa che riguarda la strategia. Allora. Allora. Grazie. Eccoci qua. Allora. Adesso, anzi, no, prendi cibo invece di pietra. La pietra adesso metterò la mappa. Che la simuleremo insieme. Così non mi dite che scammo.
metteremo. Dove cazzo sta? No, allora, enorme. Mettiamo enorme, non ridicolo, perché sennò è troppo grossa, secondo me. Sì, sì. Mappa casuale. Mettiamo questa qui. Beh, intanto potete parlare. Ma se fai mappa... Ah, perché è tutto intorno, mappa casuale? Tutta una mappa casuale. Ma allora dove l'hai messo il tizio? Marci. Beh, tu hai un problema... con il fanservice negli anime. Bello. Quindi abbiamo, siamo arrivati a questo punto. Però dato che sei un ipocrita, non hai un problema nel fanservice, nei film fanservice? E nelle serie TV. Got non è fanservice. Servivano tutte le scene. Ma le scene del bordello oppure sono scene in cui parlato, di politiche, la crudezza è qua. Servivano le scene di Megan Fox, vero? Ma Megan Fox c'ha una... quante scene c'ha di fanservice? Tutte le scene in cui c'è lei sono praticamente delle inquadrature la mettiamo a fallo. Che vanno bene, io non dico che non vanno bene. Ma no, dipende se la cosa è contestualizzata. Berserk è contestualizzato il nudo e la scena. Cioè, è come Got. Ma poi è uno. Infatti Berserk non è fanservice, è una cosa. Got non è fanservice. Non è vero, la maggior parte delle volte loro che sì. Trombano a Matrix. Quale? Non è fanservice, trombano okay. Una volta. Che c'entra? Non è che ti fanno vedere, ti fanno allora, vedere che è la scena, che nel senso che sono intimi perché sono marito e moglie. Questo è il player 1 che adesso cancelleremo da qui. Sono sposati, quindi non è marito. Sono una coppia. Che stai facendo, Mercone? Adesso cancelleremo il player 1. Oddio, cammina sull'acqua. Poca così. Ma questo è incredibile, non si può fare. Player 1 è Gesù. Ok, eliminiamo tutto e metteremo al centro un bel isolotto, lo mettiamo qui. Sì, sì, bello al centro. Sì, mo facciamo. Se che ci puoi passare. No, ma è meglio di no, non lo mettere qua, mettilo dove... Vabbè, vai, vai, fai tu. Ah! No, sì, sennò darà... Allora. Enorme acqua e mettiamo un'acqua profonda. Acqua profonda. Qui. Invece Maggiore, devo dire una cosa sulla quale probabilmente sarò crocifisso da tutti, ma anzi, mentre mi fanno arrugo, mentre oliano la legna tutti, io continuerò a urlare che non mi pento di niente. Mm-hmm. L'altro giorno è stato sabato, dopo essermene andato da qui, e mi sono visto The Suicide Squad. Ma quale però? Il secondo, il primo l'avevo già visto. Quello di James Gunn. Ora, io non dico che è il film più brutto che abbia mai visto. No, il primo è molto peggio. Ma nella top ce lo metterei, no. Cioè veramente è inguardabile. Ma quello di James Gunn? È osceno. No. Sono carini i primi 10 minuti. No. Ma quello con Resqualo? I primi 10 minuti sono simpatici perché è la cosa di Deadpool. Cioè quando l'ho visto ho detto questa è Deadpool. Sì, sì, sì. E ok, carino. Poi... Cioè, non mi ha mai fatto ridere. Una noia infinita. Due palle clamorose. Ammazza, ti decostruisce, ti muore il villain principale a metà del film. Figo, cazzo. Quello che pensi del villain. Costruite una parola grossa. Ma non ti aspetti che quello muore. Ho visto agitare dei pappagalli. Ma il modo in cui lo uccide. Perché si rende conto sì, che è una visione folle. Poi, la scelta del villain... Una stella marina. Vabbè, quella tipica di quella dei fumetti. Capito, ma è oscena quella cosa. Ma perché il senso che ti lancia i pallini. E beh, vabbè, quindi è caricaturale. Poi siamo al limite di non essere supereroi. Cioè, l'unico supereroe è il Resquale, il tizio dei pallini. Perché poi abbiamo una che ha un bastone che comanda. In realtà, lei non comanda. Il supereroe è il bastone. Non è lei. Che chiunque ha quel bastone. Sì, cioè, io ho quel bastone lei. È il supereroe. E gli altri due sono. Due tizi bravi a sparare. Sì, forti. Sì, cioè, e lui, cioè, palesemente più forte, Idris Elba, che c'ha l'arma super fortissima. Non lo so, cioè, non mi ha mai fatto ridere. Non ma no, ma raga, poi ho visto le recensioni e ho detto, sono io il problema. Allora, dimmi sì, cosa è quanto cosa ci divertente è Resqualo. Sei te? Sì, no, però ho capito. 100k palegno oro. E poi mi metti tutte quelle parti con... Lei 200k ore lei. Lei che tipo la tizia dei topi che ci ha passato straziante.
Quello è la cosa con la razza. Cioè, ho sbagliato un conteggio, però non è una cosa seria. No, invece che 200 sono 20.000. Non si può, vabbè, no, non cambia un cazzo in realtà. Sembrava, quindi gli altri non sono 100k, sono so, tutti elevano zero. Sembrava tanto, perché non ci puoi andare più di... Quindi sì, 100k erano tanti. Vabbè, tutto vabbè, 200, dai, ormai abbiamo fatto. Tu c'hai 200 oro legno, stessa cosa, quindi. Poi c'hai 100, quindi 10 pietra. Meno male che non ho preso le 10 più 15 di cibo. Beh, però in realtà in virtù di questa 25 cosa, cibo. Forse era me, sì, meno male, meno male, così almeno si gioca, perché secondo me con 10k a testa all'età dei castelli spacco il culo. E cibo hai fatto 15 più 10, perché avevi preso 100k cibo e le pietre, poi hai aumentato 15k cibo, quindi 1,5. E 10 più 15. No, è 10 più 1,5. Vabbè, perché lui ha quindi fatto 11,5 cibo. 11,5 e pietra c'è 10. Ok, limite cosi 500. Sì. Zero di belli, ma io voglio vincere Ike Diff. Vabbè, nonno Diff. Franco. Che colore vuoi essere? È rosso, vabbè, so già se sì, è rosso. Rosso. Ok, alto più Evo. Ok, giocatore qua, Meliador. Italiani, alto medio Evo. Allora, aspetta. Italiani, alto medio Evo. E quindi sono... Limite tribù? 500. 500. 5 edifici. Sì, vabbè, cibo dopo. Prima le risorse. Cibo c'ha 12k. Lo so io. Hai messo indiani a qualcuno? Ok, poi? Hai messo indiani a qualcuno? Ah, no. Uguale. Qui? Sempre con la poi che cos'è? Pietra. 10k. Ok. Segname. E non... 12k. Sono neri. Non mi ricordo se... C'è il nero come colore. Oro. 13k. Ok, perfetto. Poi Maggi. Bisanzio, bella Bisanzio. Bella, bella Bisanzio. Bizantini. Poi c'ho 20k oro. Ok. 20k legno. Va bene. 5k pietra. Gli edifici li mettiamo alla fine, da quello che ho capito. E 8k cibo. Okay. Lì vi ha tolto il pesce dal 500 mare. 500 truppini e 5 di fici. Perché è tutto secco. Che cosa? Limite truppino? 500. Vabbè, e 5 di fici. Okay. Claudio. Cina. I cinesi, Claudio. Cinesi. 500 anche lui, immagino. Poi sì, 500 truppini. Cibo. Lui c'ha, allora, cibo 7 più 5, 7, quindi c'ha 12k cibo. Ok. 5k pietra. E allora, Claudia è il saggio. Ok. Tu sei il giusto. 10k pollo. Sì, è vero, devi cambiare il nome del giocatore. E legname? Legno lui c'ha 10k. Oro 10k, pietra 5, cibo 12. Oro quanto? 10. Ok. Beh, hai fatto una scala un po' del cazzo. Ok. Va bene, niente. Va bene, va bene. Va lo stesso! Ci prendiamo tutto. Ok, perfetto. No, questo... No, questo è magico. Dai Livio, modo 2. Ok, perfetto. Okay, allora, poi controlla che siano tutti. Dobbiamo mettere le costruzioni. Ok. Quindi sì, allora, vai. No, io non l'ho prese, mi pare, o l'ho prese? No, tu non l'hai prese. Non l'ho prese. Hai zero edifici. Ok. Francesco. Ne abbiamo tutti 5 noi, mi sa. Allora, Francesco, ma da dove parti? Cazzo, no? Sta.
Saremmo ai quattro angoli, immagino. Allora, qua sto io. L'ha messo il computer. Qua c'è... Boh. Qua c'è? Vai, giocatore 3. Giocatore 3 Maggi, mi sa. Perché il 4 è Francesco e il 5 sono io, mi sa. Ci sono due verdi? Questo è il verde, quindi il giocatore 3 era... Ma ci sono due verdi, Livio. Ma non c'è scritto di che nazionalità. Oh. Io da qua... Vabbè. Questo è azzurro. Ma questo è verde. C'è scritto yeah. Allora, il 3 è Melia. Dicono il 3 è Melia. Il 4 3 è Melia. Allora, questo Claudio. Sei tu. Sono io. Allora, ma io posso mettere qualsiasi edificio? Anche sì, dell'ultima era? No, quelli dell'età. Sì, tranne la meraviglia. Ah, puoi mettere quella? Io pensavo fosse mettere solo quelli dell'età tua. Ah, vai. No, no, gli edifici che vuole. No. Eh sì, infatti. Allora, Ma chi è quell'affare? Ma chi è? E che cazzo è l'acquedotto? Boh, non lo so. Sono botto, eh. Tempio del paradiso. Quel paradiso però mi sa di... Mi sa di meraviglia, sì. Tempio del paradiso. Sì, probabilmente una bella lunga. Sì. Questa è fase di setup. Livio ha invertito il suo cibo ed oro. Ma controlliamo. Guarda un attimo quantomeno che cosa c'è. Cosa si riferiscono? Il secondo, Ale, il secondo. Edifici allora, italiani. Allora. Io so 2000 cibo, 2000 legname, oro 11.000. Quanto c'ho? Non ho capito, mi dici? C'ho allora, 11.500 cibo? Livio? E 2000 oro. Sì, c'ho senso, c'ho senso. Livio, sì. Hai presi 100 e diventano 10. No, ok, ho fatto. Fatto. Vabbè, Cla, te invece c'hai le idee più chiare? Perché io non so io sto... Non li vedo, aspetta, mi avvicino. Vabbè, il castello e cose. Io non me li ricordo tutti. Allora, sicuramente voglio... costruzioni, ecco. Sicuramente voglio un secondo centro città. Lo vuoi? Qui? Qua in mezzo alle... No, all'ora della pietra. Tipo... Qui? Sì, va bene. Uno. Poi... Oh. Cazzo. Mi. Oh. Per ora un castello. Bel castellino. Ok. Ti va bene qui? No, un po' più... A sinistra, a proteggermi dal rotto. Un po' più su, un po' più a destra. Tipo sì, qui. Poi... Fammi un mercato. Mercato vicino al primo... sì, bravo, da questa parte. Qua? Sì, va bene. Quanti ne ho? 3 attualmente. Sì. C'è anche altra roba. C'è le caserme, la scuderia, il santuario. Fammi una caserma. C'è il casino? C'è il casino, lo voglio. Grazie.
capito, ma la caserma, se comincia l'alto medioevo, cioè, tipo non la puoi usare, come funziona? No, c'era il tutto di merda con la clava. È il mulino. Oh, avrà un altro nome. Ma che qua? Alloggiamento. Prendi sì, alloggiamento. Sì, sono gli alloggiamenti. Sì, alloggiamento. Più sotto, più vicine? Là sotto? Qui? Sì. Forse una casa, anche se è un po' uno spreco di risorse. Sì, fammi una casa. Dammi. Qui? Qui? Ma sì, da quelle parti là, va bene. Qui? Ok. Va bene. Fatto, Claudio. Fatto. Allora, vai dal mio. Beh, io c'ho un po'. Non ho trovato quelle degli italiani, quindi non so la differenza con le altre. Aspetta. Quale fischia di. Vai. C'è una specie, c'è un coso che fa. Allora, vabbè, dai, inizia col secondo centro città. Poi. Fammi vedere la. Giù. Lì in mezzo. No, destra. Proprio su. Non mi dire lì. No, perché poi l'hai spostato. Proprio su qui? No. Dai. Un antichetto. Poi mi spiegherai cosa cambia. No, per carità, però voglio proprio vedere cosa cambia il metro a sinistra. L'università e il castello. Dove la vuoi? Questa che cos'è? L'università. Guarda quanto è fuori luogo. Cioè tutto con le tende di legno e poi c'è sto coso. No, di là. Sotto, appiccicato al centro città. È lì. Ok? E poi il castello. Bello! Il castello, mettimelo in mezzo tra i due centri città. Però ci stanno gli uomini. Non me ne frega un cazzo degli uomini. Oddio! Va bene. Una crudeltà! Perché che fanno? Muoiono? Certo. Come muoiono? Certo, che ci metti la roba sopra e atterra un castello sulla testa, sì. Fai così. Così. Ok. E poi... Lì c'è scritto, le divide per ere? Manco per il cazzo. Ciao, qua. No, credo lì di avere non so se sono le espansioni quelle del mondo diverso, mi sa. Meglio adoro il tirano. Non so, tirare i castelli in testa, sono sudditi. Mi fai vedere la parte dell'acqua? C'è del cibo? No, mi sa che non ci sono pesci nel mare. Profonda, no? Solo qua. Li deve aggiungere lui, se non l'aggiunti non ci sono. Non ci sono i pesci? No, ci sono i pesci, non qui però. Tipo qui ci sono. C'è stata una pesca troppo intensiva. Vabbè, quindi in pratica non è inutile mettere il porto perché non ci sono pesci. Però può darti dei vantaggi comunque il porto. Tipo? Tipo fare delle navi. Vabbè, fa il mercato. Fa il mercato. Pensa a noi. Mettilo. No, aspetta, ma il mercato lo dovevi mettere. No, com'era? Andava messo lontano, vicino. No, quelle se ne avevi due, mi pare che li mettevi e facevano le carovane.
mercato da solo. No, prendi il mercato comunque per sicurezza, mettimelo a bordo. Tanto non ti serve vicino. Qui? No, sì. Di là, è lì. Qui. Te ne manca uno? E poi, sì, me ne manca uno. Sì, giocasta. E poi mettimi... Beh, effettivamente c'è la coda di produzione. Sì, cioè, ci sta secondo me, Maggi. Se vuoi partire subito, mettimi un altro castello. Un altro castello. Vai giù. Non mi vedete come siamo messi qua. Ma il castello che fa? Scusa, spara. Difende, sì. No, mettimelo okay. A sinistra. Il castello, a parte sparare, produce. Grazie, vero. Civiltà ha un'unità unica che produce solo dal castello. Degli anime. Cioè, i catafratti. Allora, Maggi. Sì, 5 caserme, mi piace 5 caserme. Vedete quei stronzi caclao quanto ci mettono. Allora, io dove sto? Sei qui. In basso nella mappa, in basso sì, a destra. Sì, un'unità speciale, non so se anche altre oltre un'unità speciale. Però. Quello è un castello. No, e mo ce l'ho perché... Dove lo vuoi? Doppio castello. Guarda la mappetta. Quello lì. Sì. Sì, sei quello giallo. C'hai sopra il verde, che è Francesco. A sinistra c'hai me. È qua. Sì. A sinistra in alto. In alto a sinistra. Qui. Su. Guarda, hai blocchi la... bene, mi piace. Bello. Astuto. Secondo. Se mi dite di destra, là... Destra. Sotto ci sarà un buchetto. Vai. Qui? Puoi parlare al microfono? No, perché voglio mettere un altro centro città. Allora, aspetta, prima prendimi un altro centro città. Dai, metti sto castello. Ma lo decidi tu dove metterlo? Sì. Un altro città, no. Loro l'hanno spostato dove pareva loro. Lo decidi tu dove metterlo. Zona, quindi che ti cambia? Metti prima sto castello di merda. Vai più a destra. Cioè, c'è la fine del mondo. Sì, è finito qua. Cioè, non è che... Ok, io andiamo piano. Vai tutto a destra. Ma ci stava prima. Oh, Maggi, ci stavamo già tutto a destra, non c'è niente. Vai, fai su. A destra. Destra, vai a destra, che fai vedere che non c'è sta un cazzo. Là già l'abbiamo visto, Maggi, quell'acqua. Ti prego, sbrigati! Maggi, quell'acqua è attraversata. Vai, lì. Dove c'è il giallo? Qui? Vai. Era dove era prima! Vedi la mappa, non l'ho vista la mappa. Va bene, dai, non perdere tempo. Destra. Questa volta me lo fai i cazzi miei con l'idea del cinere doppio centro città. Forse Claudio l'avrebbe fatto uguale, però... Qui? Ma anche se non l'ho messo qui bene. Va bene? Ok. Beh, non è tanto quello, è che le altre non sai proprio che sono e cosa fanno, quindi o stiamo qua un'ora. Vabbè, c'era... Vabbè. Alcuni edifici potrebbero essere proprio di una determinata popolazione, oppure essere di quelli così delle campagne. No, sì, ma ci sta un botto di roba, c'è il monastero, la caserma, c'è la scuderia. E quella caserma. Voglio la caserma. Era gli alloggiamenti, tipo. Alloggiamenti, sì. Ecco, lei lì in alto, è il secondo. Lo vedo io da qui. Basso a destra. E io porto gli occhiali. Ora ancora un po' più a destra. Oh, un po' più giù, sì, vabbè, dai lì. Più o meno lì. Oh, vai, abbiamo finito. Gioca. Allora, vediamo Stato prima clima. Di tutto, però, una cosa importante. Ricontrolliamo. Allora. Maggi, sei bizantini? Sì. Ok. Poi. Giocatore 3, sono italiani, no? Io sono i franchi? Sì. Gli italiani, Francesco? Giocatore 3, sì. I cinesi, Claudio. Ok. Stato game! Bet.
Ah, la bet l'hanno fatta un'ora fa, spero. No. Bet. Vabbè, fai parte uguale il gioco, dai. Ma sì, il gioco può andare tipo a per due? No. Sì, è già messo veloce. Ah no, devo fare una cosa. Tutti contro tutti, sì. Scusate, devi, noi quattro. Devo fare una cosa importantissima. Che devi fare? Devo mettere un castello del giocatore 1. Perché? Perché così posso sbloccare la tecnologia per vedere tutti quanti, Claudio. È perché era il castello che la fa. È il castello che la fa. E allora devi farti quindi un po' lo devo mettere in un posto. Scusami, leva un po' di alberi e mettilo dove c'è l'abitante. Lo metto sicuri? Sì, è più difficile da conquistare poi l'abitante. Ok, vabbè, meglio così. Allora. Mi pare un po' una merda ammazzata su qualcosa. Anche perché non ha abbastanza gittata per sparare fuori dalla foresta. Quindi... No, no. Però datti le risorse poi. Cosa deve fare? Tutti contro tutti. No, gli ho già detto. Tutti contro tutti. Tutti contro tutti. Allora. Ma non c'è già il... Aspetta, quelli. Piccolo. È veramente piccolissimo. Allora, cagastello. Cagastello. Ah no, giusto, ecco perché non lo trovo. Sta su costruzioni. Bellissima, Sozzi, bellissima. E lo sai perché? Perché è una puntata che potrebbe stare quasi dentro Andor, per quello che è bellissima. Il castello. La puntata quella dello scienziato di... No! Perché non lo posso mettere? La terza? Perché? No, no, c'era a un certo punto, si è visto che lo potevi fare. No, spostalo anche un po' più in là. No, devo... No, lì. Perché poi in realtà è morto... È morto, vabbè. È della terza stagione, dico. Sì, sì, non ho visto la terza ancora. Non l'hai vista? No, devo ancora vedere. Ok. No, non l'ho visto. Non ho visto né quello né Jedi Tales. Ecco. Oh, ecco. A posto. Perfetto. Vai. Che non hai ucciso il contadino. No, ma no, puoi no, già no. Crearla la cosa per vedere tutti? Sì, 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 sì. Mettiti che parte l'età imperiale. Sì, già messo. No. Ok. Prego. Sì, va. Allora. 100K. Bravo, bravo. Ah. Vieni qui. Vai. Ton. Oh, in bocca agli italiani. No. In bocca agli italiani. Okay. Allora adesso con un click e boom. Eccoci qua. Colpo, un'arma micidiale. Allora qua lavorate schiavi, questi si vede che sono cinesi, basta. Questo è il nostro Claudio. Allora vediamo se la velocità è messa bene. Non vedo. No, rapida. Ok. Già vanno un po' più veloci. Non vedo l'economia. Non vedo l'economia. No, no, è il bastone per fare il pastore. Non vedo la mia economia fiorire. Su. Non vedi il boom economico. Non vedo riso. Dov'è Livio da solo? Dov'è Livio? Livio è ancora indietro. Livio si è costruito. Ha fatto una casa. Ha fatto una casetta. Ma solo da solo? Ah, no. Ci stanno. Poi qui c'è Maggi. Guarda il cavaliere. Ma Maggi, ma quanta gente c'ha già? Oh. Esercito. Cavaliere. Esercito magico. Cacchio, Maggi è granato subito. Porca miseria. Sì, ma c'ho troppi pochi. C'ha pure il cavaliere. Va a fare l'esplorazione. Guarda. Invece Francesco. Francesco, stiamo qui a studiare la strategia. Sta a costruire il porto. Costruito il porto. Mannaggia. Vanno contro gli. È giusto. Il predominio del mare ti prendi. È giusto. Il mare calpestabile. Ma gli attenzione, avevo detto di no. La donna nelle miniere. Giusto. Gli italiani qua, uomini di cultura. Ma io e lui già stiamo andando a contatto. Gli uomini a studiare, le donne a... Sì, no, ma allora molte volte si va in esplorazione ma non si fanno niente. Cioè manda il cavallo in mezzo. L'esploratore difficilmente va a picchiare. No, non picchia. Ma anche perché da un castello muore subito. Attenzione, è successo qualcosa. Non riesco a leggere cosa. Aspettate, metto meglio la chat e tutto. Un secondo solo. Ah vabbè, il gioco continua. Ma allora se fa una crema.
No, vi metto la mappa qui. Ci mettiamo qui. Ah, quindi io e Maggi siamo vicini. Sì, io sto vicino. Pensa che culo essere vicino a Livio. A proposito, vediamo il miglior. Oh, guarda, noi siamo umili contadini. Guardalo. Certo, non c'è, ho dato tanto cibo, non ce n'era bisogno comunque. Vabbè, non è giusto il cibo, perché lui fa partire l'economia in maniera tale che non finisce le risorse. Sì, allora non ce n'era bisogno. Oh, adesso iniziamo pure a combattere. Vediamo invece qua, qua invece... avanzato di era. Sì. Avanzato di era. Beh, devo dire un bel villaggio. Tu c'hai la roba di paglia. Non lo so, però bel villaggio. Chi sei? I Franchi. Io sono Franco. Io quando ti parlo dico quello che penso. Hai la scuderia, hai fatto tu. Sì. No, allora, questa è ecco, che secondo me è la cosa più forte, cioè, le unità più forti. Le cavallerie forti. I Franchi mi sa che hanno le cavallerie forti, cioè, in teoria, dai. Lui ha le cavallerie speciali, le catafratti. Nel frattempo muoviamo ogni tanto questo, non si sa mai che il gioco dica... dentro il castello, in teoria. Yes. Dovrebbe avere un... Yes. Il castello. Ma qua ci stanno menando da qualche parte? Eh? No, Maggi, anche tra poco appare, inizieranno. Appare un segnale a sinistra. Tanto si attaccano te. Sì. Il tutun, però se ti stanno attaccando. Tutun. Questa è terza era, Questa è terza era di Maggi. Ah, è vero, è aumentato di nuovo. Meglio pure Claudio? Terza era. Siamo seduti alla terza era. Anche tu sembri molto antico. Abbiamo una grande tradizione. No, è vero. Comincia a costruire. E Livio? Io sto ancora indietro. Perché edifici. Infatti ci metto un po' di più lui. Sta costruendo? Ora la costiera amalfitana. Laboratorio d'assedio. Giusto. Sì, un altro castello. Giusto. Madonna, adesso con i miei scienziati creativi, Maggi, ti brasiamo quei castelli gialli sulla mappa, che vuol dire? Sono maggi. Che stanno facendo? Ma ha fatto un altro castello, Maggi. Madonna, Maggi, quanti castelli vuoi? Sì, sono pronto alla guerra, non è che... Non l'ho capito, un po' fuori città, devo dire, un po' isolati. Quello glielo andiamo a sfondare. Ecco. Subito. Guarda, mo' glielo vado a sfondare. Morto subito. Beh, uccidiamolo. Claudio, c'è scritto. Uccidiamolo cortesemente. Grazie. Morto. Ma mi occupava solo popolazione. Comunque pagherai per questo. Primo sangue. Guardali già i cavalieri. Sta a far male. Io ero venuto a portare un'offerta di pace. No, sì. Mi hai sparato. Però sì. Maggi sta a farmare. Sa che queste truppe di Maggi non possono uscire perché sono bloccate. No, a sinistra dovrebbe essere aperto. Oddio, si è impossessato. Guardate. No, si muoveva da solo. Si muoveva da solo, lo giuro. Ma basta che lì. Ricordo, ti ho counterato. Tu fai quattro castelli. Oh, belli. Chi sono? I cammelli franchi. Ma perché c'hai i cammelli franchi? Non ne ho idea. Ah, ma non è che sono i franchi. Tutte le tecnologie. C'è scritto franchi, sì. Hai tutte le tecnologie. Sì. Ma sei un deficiente. Perché? Ho messo tutte ma le tecnologie. Ma perché nella forza delle popolazioni c'è anche chi ha determinate tecnologie e chi no. Dai, è vero. E vabbè, è andata così. Ma è uno scam. Ma guarda che è meglio, è l'unico che ci ha guadagnato è Francesco, perché abbiamo preso tutte quelle più forti. Ho capito, però. Ma questo lo dici tu. Beh sì. Però non sai perché sono lì. Non è solo quello, però credo che conti anche quello. E allora, se non conta solo quello, chi se ne frega? No, cosa conta lui nel fare il tiro? Non l'ho visto io. Ma io pensavo tutte le tecnologie. Il giaguaro che insegue. Sì. Oh, battene. No, questo è mio, tanto. E quella è quella della città mia. Ah, è vero. Ma attaccali! Uccidetelo! Ma che fai? Uccidetelo! Vabbè, ma questo è un cretino. Grande. Ma che fai? Segui il giaguaro, bravi. È un cretino. Catafratti. Ho massacrato un esercito. Potentissimo, guardalo. Abbiamo già disboscato lì, hai visto? Chi è questo? Uno che morirà a breve. Di Claudio. Ma Claudio si fa i cazzi suoi. No, questo è un palestriere. È il mio unità speciale. C'è un palestriere. Guarda che c'è il mio. A quanto pare non serve niente. No, le unità speciali quelle non le dai. Ah, ok. Ah, e allora? Cioè, i catapulti di Maggi, c'era solo Maggi, sti cavalieri qua. Oh, anche. Oh, la Noia sta attacca al porto. La guerra. Chi è? Ti ha fatto le navi. Francesca ha fatto le navi. Maggi, ti sfondo il culo. Di sfondo, Maggi. Però. Questi sono i balestrieri. Io e Francesca abbiamo i balestrieri. Ma questa è la mia, non ho capito. I trabucchi sono proprio le cose più strozze. Ma chi è che sta attaccando chi?
lui ti ha distrutto il porto, però mi sa pure tu l'hai attaccato perché il suo porto è in fiamme. Io ho fatto un edificio dall'altra parte del fiume. Sto invadendo. Che stai facendo? Facci vedere. Sto invadendo i territori magici. Secondo. Questo è un mio... È una regia terribile, cioè. Eccala. È successo? È finito? Ma perché? Ma cioè? Dice praticamente il computer ha cercato di prendere un'espansione che non è. Il computer ha preso un'espansione che però non è presente nel gioco e tipo l'ha buggato, da quello che ho capito. Quindi si dice ok che è scaduto? This world Age of Empires 2 expansion, The Conqueror expansion, The Forgotten expansion, 1132 The Rive of Rajas. Come sta per crashare tutto? Vai, ok. Sei sicuro? Vai, però. Altro non possiamo fare niente. È un impasse. Partita persa. Ho vinto. Bravo. No, non so. Perso. Bello. No. Che vuol dire? Non lo so. Ma non è che tu non hai l'espansione con gli italiani, ma gli eratori? No. Non è, sei sarebbe impalato subito. Dai, stavo attaccando magi. È vero. Guarda. C'era la guarda quanti arieti. Guarda quanti arieti pronti a spaccare i castelli di magi. Prova a levare tutte le tecnologie, vediamo se era quello. Sì, prova a levare. Proviamo a levare tutte le tecnologie. Vabbè, era una prova, era una prova. Ah, no, lui dà lo scenario perché non ti dà le statistiche. Alla fine della partita. Perché se la porta era quello in fiamme, ma l'edificio. Sono d'accordo con punto io. L'edificio invaso che aveva invaso il territorio avversario era mio. Allora, levo tutte le tecnologie. Levate. Vediamo che cosa succede. Vai, prova a giocare. Maggi però era già sulla difensiva, ragazzi. Sì, sì, già stava a bozzare. Raga, non è colpa mia che cosa c'è. Io era super in vantaggio perché loro stavano. Ma come fate a dire chi avrebbe vinto? Era ancora all'inizio. Eri già con le spalle al muro. Sì, sì, sì. Hai visto il tuo cammello come era stato trucidato? Sì. Ma perché guardate che quelli forti magari se si ammazzano tra di loro. E poi l'altro intanto fa le sue cosine e gli spacca il culo. No, le bette. Le bette rimangono uguali. Anche perché no, giusto. Non cambia niente. Grazie, grazie. Maggi sei regredito. Ho fatto un sacco di castelli. Vabbè, ma magari mo li rifai. Ma sì, teoricamente dovrebbe più. Non dico rifare le stesse cose, però. Secondo me la parte iniziale è abbastanza meccanica, cioè fino a che non interagisci con gli altri. Perché non interagisci con gli altri, in teoria il computer dovrebbe giocare per come pensa sia il modo migliore. Sì, no, poi non, cioè, non è che sarà sempre uguale, ovviamente. Tutti quei castelli andati. Tutti i castelli andati. Sì, mi andranno sulla luna. Già che hanno l'università. Loro Claudio, vanno... se i tuoi sono morti, che è successo? Vanno a muovere uno lì, vanno a la muovere... città fantasma. Vanno a muovere guerra a altri pianeti. Esatto. Diventa ogni tot no, salva Livio. È vero? Ok, sì. Al primo avanzamento di era inizio a salvare. Ma che cazzo era quella cosa del... Secondo me è il computer che ha cercato di attingere una cosa che non poteva prendere. Ah, sì, perché tutte le tecnologie ti conta anche quelle delle espansioni. Magari ha cercato di prendere il computer e il computer stesso gli ha detto no, non lo puoi fare. Tra l'altro, no, era una specie di Civilization. Quale? Quella con... era una specie di Civilization però galattica, con le razze. Ah, quello che avevamo sotto quarantena l'hanno regalato sull'EPG. Sì, ma sì, di questi sì. Ce ne sono una marea. C'era anche, esisteva Empire Earth, che partivi dalla preistoria e arrivavi al futuro. Era Age of Empire praticamente, okay. Che partiva dalla preistoria 22 ere. Ok, finisce i robot. 22 ere. Però potevi decidere, magari. Vabbè, sì, StarCraft ovviamente. Starcraft. Di là già. Giovanna... Sì, credo sia Galactic. Di là sono andati già a contatto. Francesco. Galactic potrebbe di essere. Di là a destra. Sì, Jesus. Ma Maggi, non... Maggi se è evoluto. Salva. Maggi ha costruito un porto. Anche Francesco. Ecco perché fa dei porti a un centimetro. Sì, perché ci picchiamo.
Sì, Empire Earth. Empire Earth è quello. Ma perché stiamo molto attaccati. Come Jove Empire che va nel futuro. Però posso dire che Maggi viene da parte mia, perché Maggi poteva fare un porto dritto davanti a lui. Invece l'ha fatto tutto. Ma si vede che è più pescoso lì. Si vede che è più pescoso. Lo sai che c'è? Questo passa sull'acqua, e chi è? Sì, perché dove ci sta Gesù. La parte verde sono le secche. Sì, è Gesù quello oggi. Carino Gesù. Fammi vedere Livio. Guarda Livio. Morto. Guarda Livio che va a contatto. Livio. Quale civilization è diventato? Livio sta indietro. Non era un bug, ma era un. Non so perché c'era una cosa, una preferenza delle. Delle civiltà per cui Gandhi spammava le bombe atomiche. Bello. E quindi era diventato il meme di Gandhi. Perché la miglior, la miglior difesa è l'attacco. Livio, ti sei evoluto. Hai giocato. Dai, bello. Non mi ha fatto impazzire l'espansione coi titani, sinceramente. L'espansione non l'ho giocata. C'erano la nuova, l'altra civiltà che era forse quelli di Gaia, erano. E in più tutte le città potevano fare il titano, una specie di gigamosto. Ma sto, questo è questo chi è? Questo è lui? Oh, Rinascimento italiano. Maggi, impara. Sottomettiti, avrai la conoscenza in cambio. Siamo tanti dei, fammi bravo. Vedere se sto a costruire i miei arcieri un po'. Sto facendo arcieri. Sì, me ne costruisci sempre due. Non sto facendo abbastanza alla civiltà superiore. A Maggi vuole fare due cose di ogni cosa. Due castelli, due questo, due centro città. La con i cinesi non l'ho mai giocata. Puoi diventare uno stato satellite, Maggi. Manterrai la tua identità. Cioè, non l'ho mai giocata, la devo giocare. Poi non c'è qualcuno di voi che ha mai giocato a quello del Signore degli Anelli? Ma questo so io. Guarda Livio come va io. Per il Signore degli Anelli. Come trotta il Merconi. Una risorsa che la produce i video in e poi botte. E via, ah, ok. Il problema sul valore di altro che si era di Gandhi. Ok, era quello. Ti vengo a rompere il culo, Maggi. Bravo, beh, immagino. Capisce proprio tutto. Dove il mio super cavallo. Cioè, la guerra dell'anello e l'ascesa del Re Stregone, mi pare. Maggi è arrivato con l'aereo, Guardalo. Bravo, ora devi tornare indietro. Ti sto studiando. Guarda, ho visto tutto, ha visto. Sì. Tutti i tuoi sporchi segretucci. Dove stanno i confini del mondo, il Merconi? Sta scoprendo la mappa. Che bravo il Merconi. Vai a destra, Merconi. Bravo, dritto per dritto, Merconi. A destra. Picchiaia l'abitante, ora che ti spara. Magari te menar cinghiale, porco due. Ma Dan War non l'ho mai giocato, ero incuriosito, dovrei riprendere. Hai visto come i polpi, ha fatto il giro, ha capito il trucco. Dovrei recuperare. Si è fatto ingannare. Mazza, Bella città. No, non vedo abbastanza soldati. Ah, ok, cominciano ad esserci i cosi a te, a cavallo, va bene. Vabbè, stai già iniziando a farmare come prima, Fammi vedere il mio nemico che si sta attrezzando. Il secondo aveva un po' più di roba, però quello del generale è proprio fai miliardi. No, qua sono pacifici. A morire. Fai vedere l'aereo Merconi che sta a fa. Beh, l'aereo Merconi non c'ha stordati, qui è da occupare. Ma noi siamo pacifici. Vai che Claudio attacca, vai che Claudio. Vedi, siamo salva. Belli compatti noi. Siamo belli compatti noi. Sì, è vero, legge. Tante scuderie. Ma è giusto, ora non dovresti avere i cammelli. Infatti, se c'è un cammello, se c'è un cammello, anche perché se c'è il cammello, probabilmente si impala. Forti dei cavalieri europei. Pure secondo me. Ma sì, io mi ricordo che i cavalieri francesi erano tra i migliori. E gli arcieri inglesi. Dipende perché gli arcieri inglesi erano fortissimi. E pure sì, però pure era. Ma io voglio basare Founder 4, per ragazzi, rimanere in lore. Io devo fare una cattedrale e iniziare a convertirvi tutti. Dai, lo sai dov'è il capo della tua religione? Non a casa mia, Lerio Merconi. A casa mia. Questo è un mondo alternativo. A casa mia. Fammi dei cinesi bastardi. Sono questi? Ah, ecco lì. Socio. No, per sbastardi perché sono De Claudio. Guarda che bello. Guarda lì c'è i castelli cinesi sono tra i più belli. Guarda il mulinello lì con Tangiro. Mamma mia. E qua c'è Tangiro. Oh, guarda. Tutti gli arcieri. Cosa sta costruendo qui? Un castello. Un castello. Una catapugno. Come una catapulta. C'è tutti gli arcieri. Sono balestieri.
Eh sì, sì, sono palestrelle. La mia unità speciale sono. Sono entrato in contatto con i cinesi? Aspetta, vediamo. Questo è un punto molto, molto critico. L'asse. Lo stretto dei Dardanelli. È sempre l'asse lui. L'asse Maggi Meliador. Ma lo stretto dei Dardanelli, la storia è fondamentale, lo dicono sempre. Ma qua in che era già avanzata qua? Sì, esatto, ma fa una brutta fine Dave, l'antipapa francese, lì a Avignone. L'hanno tenuto per una dura una cazzata. Dura 50 anni, dura. Quello è morto qualcuno lì, eh? L'Ariete. C'è una Ariete sì. Vedi che io costruisco questa fanposta? Sì, è vero, molto astuto. Mi piace. È una trappola questa. In sono intraprendenti questi italiani. Bravo. È vero. Bravo. Se mi uccidono qualcuno, gli dico che sono razzisti. Un altro castello, bello. Quanti castelli? Guardalo. Si sta preparando. Si sta preparando allo scontro con Merzador. Strati lì che non ci passa. Questo si è perso. Che imbarazzo. Ma perché? Ma ci ha messo i castelli ovunque, non passano. Si divisi in pace. C'è traffico. Stanno andando a nord? Eccoli. Stanno andando a nord. C'è la carica. Mamma mia, sì, però posso dire che andarci in fila indiana non è una buona idea. Ci abbiamo pure il giaguaro. Oddio. Oh, eccolo. Tac. Inizia. Sparano. Sparano a tutti questi coglioni. Sparali. Falli venire vicino. Ma non dietro. Lui c'ha pure le barche. Guarda il fuoco. Però le barche sono. Cioè, non dovrebbero stare a contatto. Invece qua possono picchiare. Perché così perdi tempo a. Guarda. Massacra di botte questi infedeli. Me ne imbarche. ma i balestrieri te l'hanno ammazzati tutti, eh? Oddio, e continua a sfornarle. Qua sta andando in fuga. Capiscono che è il porto. Guarda lì. Ti abbiamo dato fuoco al tuo porto, Maggi. Però t'hanno distrutto. Ma distrutto l'avamposto. Sì, ma l'avamposto, secondo me, devi creare un castello come avamposto. Non una. Devi prendere qualcosa e picchia. E niente, ritirata. Magger caca sotto. Manda solo così a caso. Un po' una tattica rivedibile. Guarda, è astuto con la barca alla pesca che blocca le reti. Metti a bollico. Niente, ci ripensa. Torna indietro. Guarda i veneziani che controllo. Ma anche da dietro. Guarda. L'hanno chiusi. Siamo riusciti. Oh, questi sono passati con queste cose di merda. Sì, hanno distrutto tutti i porti. Bravi. Me lo confonde con te. Intanto c'è un arietino. Alle spalle. Il Maggi in merda. Spaccate quei cosi. Oddio, vedo anche un altro contatto qui. Ti sto attaccando! Oddio, il Merconi! Ma quando li ho fatti? Il Merconi assale i cinesi! Dove sono i miei? Ma andiamo, Franchi! Mamma mia, guarda, un assedio! No, ma l'assedio del Merconi, no? Però. Ma come? Quando li ho fatti tutti questi? Perché c'ho le scuderie! Cocu sta per cadere! Si sono fermati, no? Arriva l'Ariete, giustamente, doveva arrivare un po' prima. Ma qua non c'è un supporto di terra. Un balestrieri, arrivano. Balestrieri. Armata balestrieri. Ma andate a cagare con ste freccine di merda. Stanno arrivando. Boom! Via il trabucco, fuori dai coglioni, quanto ti stanno sul cazzo i trabucchi. Boom, distrutto. Non c'è nessuno. Certo, stanno per essere. Bastano tre cavalli per farti fuori, Claudio. Quelle freccettine. Miau. Via. Scappa. Ma come vieni? Vanno addosso. Bravi, vedi. Loro non mirano la catapulta. Mira la cosa che fa le catapulte. Qua c'è calma piatta. Sono tre buchi montati là sotto. Sì, è vero, però è calma piatta per ora. Ma i miei reti fermi lì a cosa servono? Ma sono tuoi quegli arieti. Ma suppongo di sì, cliccaci sopra. Questi. No, so di Maggi. I miei arieti lì. Perché non li sfondi? Perché non sono un pericolo. Sono 200. Sfondate questi. Perché no? Merda. Perché non ci arrivano le. Si potrebbe mettere qui. Vediamo. Un alumino per capirle. Guarda che. Ma c'è il porto anche tu. Ma è mio.
Però le navi, sono... però le mani, le navi sono tue, molto strana. Sì, però che caccia. Dove è stata una sostituzione etnica. Hanno messo là il porto dove c'era prima. Questa situazione. Guarda sto cazzo dei Merconi. Stanno procedendo verso la capitale. Sì. Stanno procedendo verso la capitale. Sta arrivando il Max, Maggi. Passo bloccati. Ma basta tirargli i trabucchi addosso. Che cazzo ci facciamo? Ma perché tu c'hai le freccettine di merda? Via, fuori dai coglioni. Sfavorevole. Però tu sei stato astuto perché i tuoi hanno fatti i cavalieri che non sono le tue unità speciali, però sono utili. Eh sì, sono forti. Io ho fatto. Ah, guarda, bastardo! Ah no, sei tu, sei. Sono io! No. Ma sono fortissimo! Mamma mia, ragazzi. E che schiacciali, stanno da un'altra parte. Io devo pensare agli italiani là. Devo tenere... Ma anche qua c'è qualcosa. Ah, io intanto sto sfornando navi per cercare di combattere le migliaia di navi di Claudio. Sì, che poi è inutile perché lui mi sta per sfasciare la città, però. Stanno arrivando i rossi. I rossi. Invece qui come sta andando? Ah, bastardo! Guarda, Maggi, una freccetta alla volta. Una freccetta alla volta. Ma questo sono io. E ci fai, cazzo? E mi sono perso. E mi sono perso. Impara la superiorità degli italiani. Mi sono perso. Mamma mia, comunque, veramente una cattiveria. Questo posto non ci torno più. Non ci torno più in questo posto. Sì, questi francesi bulli. E niente, vabbè, ci ho provato. Guarda, stanno ancora qua gli arieti. No, c- ci stanno. Ma ci sono i miei inutili. Due. L'hanno visto. Cosa come 50 giorni. Ma perché le non lo fanno? Non le attaccano le navi? Ma io. Gladiator costruisce una meraviglia. Sì, sta iniziato. Ha costruito una meraviglia. Se entro 400 anni non te la distruggiamo, hai vinto. E vediamo la meraviglia di Meliador. Eccola. Mamma mia. Mamma mia. Guarda che è. Guarda che è. Che è San Marco. Che ho costruito. Ma pure gli altri. Sono l'unico che ho costruito la meraviglia. Una fusione, è stato il primo. Adesso... Una fusione tra San Marco e il. Ma invece il coso qui... di Giotto. Oh, ma qua te sto. Mamma mia, che ti al suolo. Ah, raga, ma io sto costruendo una meraviglia. Ma mi dispiace, ma povero Claudio. Ma ha scammato, mi ha venduto i cinesi come una popolazione fortissima. Erano TRS. No, che è tutta una roba italiana. Quella roba da là si combatte sotto da là, Ma ce l'hai un piano B tu? Vedo un verde in mezzo ai gialli. Io starei attento perché no, il prossimo in linea sei te. Vabbè, ma io non c'ho paura del Mercurio. Gli unni franchi qua. Ma dai, ma povero Claudio, ma così. Io non l'avrei mai fatto, avrei attaccato subito Francesco. Se che altro c'è quello con la meraviglia. Esatto. È un po' lontano per lui. Vabbè, però già che ci siamo, insomma. Sì, c'ho due castelli, ma non ho. Ma, cioè, ma non c'è proprio mai stata battaglia. No, cioè, è venuto dritto e mi ha disintegrato. Ma com'è la mia città? Non la vedo da un po'. Esatto, ah. I miei non sono barbari. Sono la città di merda. Ma la sto costruendo anch'io la meraviglia. Ma soldati ha fatto, però giustamente. Sì, sì, non ho fatto veramente niente. Io, la partita, mi dispiace. No, niente, non è rimasto nulla. C'è rimasto la falegnameria. Il quint dei cinesi. Ma di là da me stanno combattendo. Io non costruisco. Ma perché no, Bisanzio non state combattendo. Non, vai giù, vai da me. E non costruisco meraviglie, niente. Alto. Eh sì, sì, è questo qua. Se ne sono accorti, raga, incredibile. Se ne sono accorti. Giustamente, raga, non abbiamo fatto niente. Ma ci voleva tanto, ci voleva tanto a battere. I 5 edifici, devo fare 5 pezzi di muro. Io sto attaccando, fai te giù. No, ma io anch'io mi fidavo. Io sono tipo splittatissimo. C'ho truppe sparse ovunque. Sì, ma tu sei tipo un. Beh, io adesso c'ho metà del mondo sotto di me. Io attualmente ho metà del mondo. Ma non è una metà del mondo perché non sei una popolazione stabile. Allora, il Livio vi farebbe scannare tra di voi qua con questa faida che avete. Il pericolo della meraviglia. Oh, guarda. No, sta invadendo, Maggi. Maggi sta invadendo, Questa è la città di Francesco. Ma troppo pochi. Sì, troppo pochi. Sta ammazzando i cittadini. E li manda, non li manda tutti insieme, quello è il problema. Ah, non gliene frega. L'ha ascoltato. Vabbè, ma era ovvio. La fuga. Maggi non è una vedi io come li ho mandati tutti. Ma la fuga viene tagliata dalle navi. Mamma mia, come hai osato? Come hai osato passare il fiume? Nessuno torna per raccontarlo. È tipo il anche lì ha finito la meraviglia, salva. Sì.
Okay. Hai fatto una meraviglia, Livio, fammi vedere. Sì. Bella. Certo, Notre Dame. Posso dire, Notre Dame de Paris. Posso dire davanti alle due casette. Sì, cioè, potevi metterla un po'. Cioè, un po' che ste incastri per entrare. Ma i miei menano, Alfa. Beh, la mia è una bella città, piccolina, è un villaggino umile. Ma stai scherzando? È un villaggino umile. Vabbè, insomma, cioè un po'. Scusa, me la ricordavo più bella. Dove passa? Dove si vede il tempo che passa? È scritto meraviglia. Eh sì. Allora, io devo ancora leggere 307 anni, 1367, sì, dico. Sì. Ma io ho fatto la meraviglia, non faccio meraviglia. La Bizant... sta facendo. I bizantini non fanno meraviglie? Eccola. Però qua Maggi troppo... devi distruggergliela, sì, la meraviglia, altrimenti so cazzi, Che devo fa? Hanno fatta per primi. Ma perché loro hanno... servirebbe una coalizione. Ma il problema è che se ti coalizzi contro la meraviglia mia, poi vince Livio in automatico, perché come fai nella piazza? No, nel mentre ci coalizziamo mando qualcuno dell'altro. Sabotatori. Infatti la verità, Maggi, è che tu devi stringere un patto con Illerio, però poi devi mandare solo Illerio, perché è lui che deve per primo... contestare. No, e lo stringiamo e il poi patto di belligeranza, ma sotto lo... Grazie. Sì, infatti, povero sì, Mauro. Sì, io sono pacifico. Sì, Magic, sono d'accordo. Sono ma d'accordo. Poi Unexpected. Notre Dame l'ha costruita qualche italiano che è stato pagato con i soldi che hanno rubato dai cinesi. I cinesi sono famosi per solo due guerre. Ma perché questi italiani non attaccano, si difendono soltanto. Ah, guarda, Magic ha distrutto qualcosa. No, per loro si difendono, lui si difende con le navi e basta. Lui gioca in difesa a difendersi con le navi. Guarda, sta sparando. A Magic sta sparando. Ah, bastardi! Stanno costruendo un castello vicino a Magic. No, è Magic che sta costruendo. Ma questo è lui. No, è Meliador che sta costruendo un castello vicino a Magic. È un solo trabucco, sta cercando di distruggere. Tra l'altro sta fermo. Sì, ma dategli fuori a questo trabucco di merda. C'è un altro trabucco. Ah, è doppio trabucco. Triplo Perry. Ce n'è uno fermo. Mommy viene distrutto. Sì. Ah, ricostruisci, zio, dai. Dai fuoco, bra, dai fuoco. Speriamo di no. Dai fuoco a sto coso. Niente, ogni tanto arriva una barchetta di magia a perire, una alla volta, tanti di magia una alla volta. Così, mira il tizietto invece che la le 20 navi. Ma vedi fatto, sono curioso? Sì. Fare i soldati noi. Dov'è la mia meraviglia di magi? Ancora no. Ah no, ancora no. Te lo dice comunque. Quasi. Mo, arrivato. Sono curioso di vedere che cose, sì. Vede, bravi. Mi piace, che cos'è? Un altro castellino? Espandendo. Ma il problema è che lui sta in vantaggio per la meraviglia, quindi. Lo so, infatti dobbiamo fare un attacco a testuggine. Stupor mundi, Maggi. Stupor mundi l'Italia. Voi con questi barbari che vanno a depredare gli altri. Vediamola in diretta. Santa Sofia. Santa Sofia. Posso dire che è la peggiore delle tre? Vabbè, la moschea di Santa Sofia. Perché è tonda, è quella tonda grossa, sì. È la moschea di Santa Sofia. Se vuoi dopo te la metto, così la faccio vedere. Me la ricordo. Ma le vostre schermaglie sono schermaglie inutili, non si conclude nulla. Di chi è? Il monastero di Maggi. Il monastero c'ha le reliquie perché ha la... Chi è? Sono, questi non sono i miei, questo è Livio, chi è? Una reliquia, no. Questi sono i tuoi, sono tutti i tuoi, roba mia. Sono andati a farsi santificare. Sì. Prima della guerra santa. Brava, l'ha capito la nave. Vai, l'hai visti? No, la nave fa finta di niente, attenzione, li ha visti? No. Ma che sei scemo? È un po' stupida, sì. Ma perché loro... Lei c'ha una guerra con questo. Ma perché loro sono santi, poeti e navigatori. No, vuole... Cosa vuole fare? Questa hanno gittata cortissima, queste di fuoco. Navi antinavi, potenzialmente. Ma sta esplorando. Guarda la guerra santa. Attenzione! È un centro città, se n'è andato a fanculo. Vai, Maggi, distruggi la meraviglia. Ma perché io voglio la guerra santa, cioè... È giusto che sia così. Andate a santificare le cose. Schiacciate quel truppino di merda, cortesemente. Schiacciatelo. No. No, perché hai fatto tutta la guerra con Maggi.
Dove... Maggi, devi stare lontano dalle rive del fiume. Ancora ecco, non l'hai capito. Ma non questo, devi picchiare questo. Sì, ma almeno tutti insieme su uno. No, altre truppe corazzate, cortesemente. Altre truppe corazzate, cortesemente. Ha preso le difese. Ha preso il dominio dei mari. Andiamo Maggi a distruggere, cortesemente. Grazie. Sivis in pacem. Parabellum. Oddio, il centro città! Un colpo e si sfumano. Maggi, gli sei entrato in culo. Devi mirare questo! Avanzate, avanzate. 185 avanzate anni! Nella direzione sbagliata! Dove stanno andando? Dove? Perché? Il fabbro da... Ah, un altro... Ah, stanno mirando prima tutti i castelli. Ma sbagliato. Mi fa vedere... Ciò, sto mandando altre truppe corazzate. Corazzate, sì. C'è tempo per distruggere. Sì, non posso dire che mi aspettavo che la gestissero meglio i computer. Pensa se vince il Merconi. Sì. Ma cioè, fanno poche truppe. Faccio la cosa, faccio la meraviglia. Mi vedi quante risorse ho? Non posso vederlo. Non puoi vedere? No. No, ma se può essere che sono finite magari le risorse. Vedi, stanno a prendere il cibo. Ci manca il cibo. No, altro è perché no, ma io stai guarda, prendendo cioè... dalle bacche se hai creato i campi. No, vabbè, a parte cioè, gli antichi campi fanno. Cioè, ma poi il centro città così l'hanno abbandonato. Ma il castello stanno distruggendo? L'hanno distrutto. Ma non è un edificio che costruisce. Sì, c'è il castello. Castello. E qua c'è una guerra. Ecco, gli italiani. Eccoli, sono arrivati gli italiani. Ma io non ho altre truppe. Questi sono dei magi. Dai, truppe bizantine. Oh, forza. I trabucchi. Vado a fare i bicchieri perché lì è pieno di cavalieri. Oddio, ma i civitari magi sono... Ma però che cazzo sta facendo? Oh! Non lo so. Ragazzi, io mi faccio i cazzi miei. Ha vinto. Perché... se faccio vincere il Merconi. Guarda che io intanto mi sto barricando in mezzo ai castelli. Cagati sotto, Merconi. Guarda quanti castelli. Sì, noi aspettiamo. Noi non siamo stupidi. Vabbè, fammi della distruzione di questo popolo. Almeno Livio c'ha un esercito in difesa. Cioè, io non ho un Però 144 anni. La meraviglia dei Vemaggi. Basta con sti castelli. No, noi vogliamo la... dove passo io non cresce neanche più l'erba. Trabucchini. I popolani a questi cosi gli fanno un male cane perché c'hanno le fiaccole. Se no, tu prendi non i popolani. Non so popolani, che ecco. Non i campi. Chi se ne frega dei campi? Però se distruggi tutti i centri città, non ha perso lo stesso. No, se devi distruggere la meraviglia. Vabbè, ecco, ci stiamo andando. Ho capito, una certa. Come ultima cosa. Si stanno smontando. No, vabbè, dai, un bug. Che cosa? Finalmente. Maggi, San Marco cadrà. Sarà un 1v1 all'ultimo come sangue. Sarebbe stata allora i turchi avessero vinto la guerra di Lepanto. Ecco, vi ho insegnato la storia. Ma oggi che tanto ora la stai per prendere in culo. Sì, perché noi dobbiamo distruggere gli italiani. Noi sono questi. No, la città di Claudia ha cessato di esistere. Hanno fatto una pulizia etnica mica male. Vai, voi costruite i trabocchi. Lì vi è passato a sparare. Oddio, no! Sto arrivando! No, non lo voglio! Metti... Fammi vedere come sto... In alto. Eccolo là sono i verdi. Sono i miei questi, no? Sì. Sto arrivando. Comunque... Io sono solo tipo... Sto in basso a destra. Ah, metti forse sull'ascia. Perché forse Maggi non sa neanche dov'è lì. In basso a destra. Poi. Tasto in basso a destra. C'è un'ascia. L'ultimo. Quello centrale dei tre. Premi. Così vedi soltanto gli edifici militari, ti pulisci un po' la mappa. Non vedi le risorse, altre cose. Guarda come stanno qui, pattuglia. Madonna, Maggi Viecce. Viecce, te faccio un culo. Posso dire che tu te faccio dietro la meraviglia, sono un po' una stronzata. E tanto quei cretini. Esatto, i miei vanno sempre. Te faccio un culo. Ma l'ho distrutta finalmente la sua civiltà, non è rimasto niente. Sì. No, lì in alto sta costruendo il merda. Si è spostato tipo alla Viglia. Allora sta tagliando la legna. No. Fatto altri castelli. No, guarda in alto. Si è spostato qui. Si è spostato nelle isole. È vero. Porto. Ma c'è un porto di Livio lì. Quello rosso non è di Livio. Perché c'è un porto? Non lo so, perché non guasta mai. È pieno di castelli ancora. No, non lo so. Sì,
Ma io gli ho distrutto la mia linea. Sì, ma ci ha distrutto. No, no, tu rimani qua, fai le tue cose. Ma perché io voglio annientare il mio nemico? Livio è ovunque. No, no, io sono concentrato. Proprio gli lappato. Sì, ma 137 anni Livio ha vinto. Lo so. Ma guarda, ma Maggi, ma viece. 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 Viece qua. Viece. Ma non importa. Vinci semplicemente perché finisce il tempo, perché sennò con la mia arma bellica. Dico perché io ne sono stato pacifico. Non mi pare. Ho raso al suolo. Cioè, io in cinque. Quando avevo un po' di tempo libero, ho ammazzato tutta la città cinese. No, ma la mia città non è una grande. La mia città è Sparta. Cioè, la mia città sta costruendo soltanto soldati. Forgia solo soldati. La mia io città. Ho capito che la vittoria sta nelle mie mani. Ho detto qua tocca barricasse. E la mia città si chiama Viece. Chi è la che ha costruito? È giusto, lì ha rubato. No, perché io mi sto occupando di disintegrare il nemico. Sì, tra l'altro questa, cioè, la sconfitta nasce tutto dal fatto che ci sono stati delle arieti un 20 minuti accanto alle navi. Santificati? ma dovevano essere state distrutte un'ora fa. Essa è la moschea, eccole, di Santa Sofia. Ecco, la processione. Sì, queste arrivano tra 100 anni. Arrivano. Vabbè, a noi non ci interessa. Noi abbiamo sconfitto gli eretici. Ma giusto, sì, che sia così gli eretici. Provincia di Viece. Esatto. Guarda, c'è devo venire io da te. C'è devo venire io da te. Vuole, vuole strano. Poi ce vengo io da te, Maggi. Abbiamo visto che le tue truppe. Guarda che non ne piano uno con le frecce. Ma sui miei, sì, questi? Che so. Sui miei, sulle navi, no, sono le mie? Sì, sì, le navi, certo che mi attacco da solo, ma. No, perché ci fosse rimasta qualche nave su. Ma sono le tue? Ci sono verdi. Te l'ho detto. No, Claudio. Claudio. C'è come Claudio? Bastardi. Sono blu. Vendetta vera. Uccideteli tutti. Ah, stai a venire, Merconi, eccoti. Questi sono i miei. Quelli sono. Sì, i tuoi sono più furbi però, perché vedi che combattono. Ma quelli sono inesorabili, i cavalieri di Livio. Ma i cavalieri sono i più forti, secondo me. Cioè, quelli a cavallo sono troppo più forti. Sì, no, più che altro rispetto ai... Ah, poi scappi. Merda. Certo, io ho fatto il mio. Io ho fatto il mio. Zazza! E scappo. Ora rinasco. 80 anni la meraviglia. No, vince Livio, vince Livio. Sì, ma manca un tentativo di offensiva. Vabbè, ho capito, abbiamo dovuto uccidere i nostri. Ma è qualche cazzo. Oh. Claudio! Claudio c'è ancora. Uccidetelo! Come hai fatto, Cla? Dove l'hai tirato? Stava là, ci avanzava. Era nascosto da centinaia. Ma Claudio di anni. si sta rifacendo più forte, Claudio. Dov'è? Claudio, ho capito, Giovi. Claudio ammazza il pupazzetto. Eccolo, Claudio. E c'è un truppino di Francesco che protegge la fucina. No, no, che cerca di. Mi sta sparando. Sì, sì, ti sta sparando. Gli leva ben un HP alla volta. Allora, calcola, gli stai levando un HP alla volta e c'ha 2100 HP. La battaglia del secolo. Questo è Vergo contro Sfregiato. Questo è che ti vuoi prendere la kill, secondo me. Cioè, questo ti vuoi prendere la kill. Che dice là? Che dice? Ma per me posso rimanere in pace così. Sì, sì, c'è ancora qua. Qua stanno a tagliare la legna. Perché il centro città ci ha rotto il cazzo. La CPU non riesce a capire che devi ricostruire il centro città. A quanto pare sì. Beh, greve comunque. Questa è la difficoltà massima, io non ci credo. No, dicono che la difficoltà massima molto lì. No, lì ha detto di sì. Mi pare di sì. E fammi le opzioni, vedi un attimo. No, lo devo vedere da dopo. Vediamo. Vabbè, quanto manca a Livio? 38 anni, Maggi. In 38 anni devi riuscire a venire qua dentro. Devi chiamare. Ma no, non serve venire là. Basta spaccare questa qua. Viece, viece. Funziona veramente male. Veramente male. Vedete? Sì, sembra proprio Livio lo stratega. Sì, sì. Dal lato sbagliato. Sì, sì. Io sento chip, 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 chip. Siete solo uccellini. Salva Livio. Maufi. Mi piace. Mamma mia, se crash. No, comunque era una cosa delle tecnologie. Sì. Qualcuno faceva qualcosa che non poteva fare. Tipo i franchi con i cammelli.
No. Che cazzo so i partiti? Ma mi stavano solo nerfando. Oh, ho costruito un altro centro città. Vedi? Vedi chi è furbo? Infatti, ha costruito un altro centro città. Bravi, tagliano la legna anche loro, però almeno in un centro città. No, no, certo, per carità. Bravi, bravi, ci siamo espansi. Cip, cip. Qua, qua. Guardali tutti intorno alla moschea. E qua si stanno abbassanti. Si sta preparando la guerra sola. Ma perché per noi il culto religioso, cioè per noi la moschea è più importante della battaglia. C'è il cardinale ortodosso lì, come si chiama? Non mi si chiama, non mi ricordo come no, si chiama. No, no, questo è proprio moschea. È un precursore dell'Ayatollah, sarà. Ma no, ecco, ecco, è finita la preghiera. Ecco, è finita la preghiera. La preghiera è finita. Si sono convinti. Dati in pace. Sei patriarca, anni, Maggi. Patriarca di Costantinopoli. 5 anni, Maggi. 5 anni. Ho perso. Tanto. Cioè, hai fatto vincere Lerio Merconi. Che devo fare? Cioè, nel senso... Hai fatto vincere Lerio Merconi. Sì! Imbarazzante. Sì! Imbarazzante. Sì, lo so che non sono musulmani. Andiamo a Berlino, però quella, quella sembrava una moschea, sembrava. Andiamo a Berlino! Che tristezza. E ha vinto lì. Un po' a caso, ma ha vinto lì. A caso, io ho avuto la mia strategia. Ho mandato te a distruggere la... Beh, no, più che altro è che la diciamo la difesa te di Claudio. Ti sei accanito. Sì, no, 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 diciamo. Vabbè, mi giusto. Aspettavo qualcosa. Te, te sei accanito su Francesco e non hai... Questo si uccide. Non hai voluto affrontarmi. Perché i miei due hanno deciso di non fare troppo. Sì, hanno deciso tutto sommato la cultura poteva fermare la squadra. Allora, c'è qua qualche statistica, qualcosa? Vabbè, però adesso Santa Sofia non è tipo su termina partita. Ah, ecco, ecco. No, questa è la cosa delle tecnologie. Vedi che ci sono quelle barrate che non puoi farle? Sì. Sì, ma non è questo, non è questo. No, non c'è niente. Non c'è quando raggiungi... Aspetta, c'era tipo... Io mi ricordo... A fine partita ti facevo. A fine partita, è proprio che tu sto caricando dallo scenario. Aspetta, ah no... Aspetta un attimo, ritorno indietro. La difficoltà che dice? No. Che dice? Nemico? No, vittoria alleata. Qua c'è nemico e neutro alleato. Poi delle cose che c'è scritto. Le civiltà e? Cosa c'è a destra delle civiltà? Nemico, 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 nemico. Allora, questo cos'è? Gli obiettivi. No, oggi è una moschea. Ah, questo è il coso che ho scritto io. Santa Sofia oggi è una moschea. Sì, erano sì, gli sì. Obiettivi. C'è scritto: ciao stronzetti, state per iniziare la battaglia finale in questo Isekai. Livio, Meliador, Maggi e Claudio si sono reincarnati in 4 generali antichi. Chi diventerà re del mondo? Livio. Spoiler. Spoiler. Però andava. Io mi ricordo che c'era un modo. Sì, allora posso farlo. Però mi ricordavo che c'era un modo per vedere lo schema. Però quello in teoria alla fine della partita. Il problema. No, questi sono tipo i crediti. Peccato perché era figo tutto lo schemino. Ne volete un'altra uguale? Vogliamo riprovare? Però così grossa vincerà sempre chi posiziona me. Cioè, agli antipodi. Vabbè, no, qua ha vinto Lio perché si è levato quello che stava dalla parte sua. Cioè, il fatto è, vabbè, però quello che ne sai che va avanti così. Senza meraviglie. Ma tanto non cambia niente. Dura di più, eh. Cazzo, sì, no, ma infatti, no, va bene così. Dai, fai via, vediamo se succede la stessa cosa. Aspetta, controlla le difficoltà. Esatto. Opzione, opzione. No, mi sa che sta sulle impostazioni. Aspetta, allora si fa. Termina partita. Ok. Senza meraviglie.
standard. E te ce credo che non vinco così. Grazie, vince, sono difficili da giocare. Cioè, io l'avevo messa estrema, però non l'avrà vai, salvato. Vai, fai partire. Vabbè, la partita. Ho capito. Vai. Bet a difficoltà estrema. Bet a difficoltà estrema. Vai. Livio, ma cosa scambia è uguale, Livio, non è che solo io ero estremo e gli altri così no. Tanti livelli che non riesco neanche ma più. Ma veramente cioè... siete, mi sembrate i tifosi da Roma quando si lamentano. Ma è fallo! Beh, la falla era fallo però, cioè, vabbè, non è per dire. Ma è standard pure per me, non è che io ci ho guadagnato sono qualcosa. Ma Nabbi sono, quindi... Ma non ci ho guadagnato niente. Tu hai piccato Karen. è vero, hai piccato Karen. Mamma mia, se vi ribatto adesso, guarda, leva pregate. Leva la meraviglia. No, lasciamo, va bene. La difficoltà estrema non glielo permetterà mai. Ci sta. Sembravano troppo scemi. Sì, sono d'accordo. Sì, è vero. Ha detto che se la fai partire come campagna ti fa vedere... Come campagna? Mi ha fatto a scambio un attimo. Cosa ridà dei punti? Era standard per tutti, non è che era standard per gli altri. È impressionante, riesce a scammare ogni fan. Guarda che poi te credono, guarda che poi te credono, dicono, ah, ma Claudio ha detto e ti mandano la clip. Ma anche Claudio dice che scammi e ti mandano la clip. Ora i cinesi costruiscono, una Wales e i giapponesi costruiscono i Gundam. Vabbè, noi inglobiamo i giapponesi, I cinesi, non so, fanno... Faccio l'esercito di terracotta e lo animo. Esatto. Vai, animo, fai partire, dai, tanto... Animo! Ma è la stessa, identica? Sì, però ha difficoltà estrema adesso. No, nel senso, non devi riposizionare le cose. No, è che ci metti un'ora, dai. Cioè, potrei rifare la mappa, però... No, ci metti un'ora, andiamo così. Ora, così. Cos'altro ti sei scordato di fare? Niente. Vediamo se la differenza di capacità... Allora, godiamoci, guarda, Claudio... Guarda come li vid... Beh, finché possono, velocità... Godiamoci la città di Claudio. È una fiamma che brucia con troppa intensità per questo mondo. Fino a che non scende Bretonia e tirati al suolo. Direi telecamera fissa su Claudio per i primi 5 minuti. Magari adesso mi spacchi il culo te. No, però posso vedere se il mio tizio va a fare comunque il porto anche di difficoltà estrema. Cosa è andato a fare perché vedo? Ah no, quello c'è l'abitante. Vabbè, no, ma lo fa sicuro. Vabbè, sì. Lo fa sicuro. Ma quello è, cioè, comunque è forte. In effetti sono fastidioso tutte quelle navi. No, se sono abbastanza intelligenti da sparare alla... Eccolo che va subito. Cioè, qualcuno è andato in esplorazione. È il tuo? No. Maggi. Ma io sto costruendo di nuovo le mie caserne. Devi evolvere. Devi evolvere, sì. Stanno cercando di lasciare l'evoluzione. Vabbè, giusto. Mamma mia, guarda che tristezza. Non c'è niente. C'è veramente nulla. Cioè, qua tutti super cosi, eh? Eppure alla ma fine. Attento che sto arrivando. Stavolta faremo delle contromisure, una palizzata. Sì, vabbè, ma perdere due volte contro Livio. Non so di quando. Per il Francesco abbiamo la polvere da sparo. Io sto picchiando qualcuno, chi è? È vero, potete avere i fucili, potete. Sì, però non ho fatto in tempo a farlo. No, è finita prima la storia. Chi è? Meliador. Meliador. Eccolo il porto. Sì, guarda la prima navetta che ignara va in giro a cercare del pesce, non lo troverà mai. Ma sì, qua c'è il pesce, per dire. È vero, lì ho visto il pesce, eccolo. Oh, è vero, c'è il chi pesce. È quell'altra? È sempre guarda la navetta. Viaggio, ma c'è, ci sono i pesci. Chi è quell'altra nave? Sì, quella di fa... di far viaggio dalla vita per Francesco. Perché gli italiani fanno un sacco di porti. Il dominio dei mari. Anche Marcia la vuole. Ah, pure i bizantini la vuole da sparo. Se andrà a cercare altri pesci e non li troverà. Salva. Sì, esatto, anche è l'unico banco di pesce. Salva, però. Salviamo. Prima andava tutto liscio. Due. Cioè, chi è questo qui? Questo è Claudio. L'esploratore. Sta cercando di vedere il mondo prima della fine. È la mia occasione. Muoio, non avrò senza impianti. Non so quanto gli può essere.
Ma che tristezza, basta case, ma quante case fa una casa, falla una casa. C'è senso, perché abitanti... Sì, ma ancora siamo alla prima... La prima... Oh, eccoli, e beh, verso la maglia. Adesso sì, adesso è un bel villaggino. Solo Livio? Oh. Se senti molto bene, la difficoltà standard li fa perdere subito. Complimenti Livio, complimenti. Cosa vuoi, senti? Lo sapevo! I cinesi sono forti su... Sì, comunque bel gioco non lo conoscevo. Sì, sì, per essere completi, comunque bel gioco. Sì, è vero, è un dormitorio. ma noi ci divertiamo così, vedi, facciamo i campetti, giochiamo un po' a calcio... non è un po' Villanzaga? Praticamente la reincarnazione dell'esploratore della partita prima. Guarda come si sta trasformando. Guardalo! Nell'Ucraina, cioè tutti i campi. Beh, non vi ricorda un po' Villanzaga? Cioè. Beh, è vero, Villanzaga. Vediamo un po'. Allora, Claudio. Oh, bello, sembra una città morente. È vero, lo sai che c'è? Dove sono niente? Sono qui che tagliano la legna e zappano. Sì, oro e legno. Lo sai perché? Perché io sono partito con più sordi. Però è vero che anche i miei zappano, effettivamente. Però vabbè. Andiamo intanto. Questo sei tu. Andiamo Francesco. E Francesco ha scoperto questo mattone. In Italia, piena di cantieri. Giusto. Che fa? Di perde. Mi sa. Sì. Sei in terza era. Quello è il. Questo sono io. Guarda. Vedi, a me non mi devi cagare cazzo. Hai fatto una barca diversa. Hai fatto. Ma cosa prova a incendiare? Solo che di lato, roba. E vediamo invece i bizantini. Ah, però vedi che Maggio ha difficoltà estrema. Non va a romper cazzo in mare. Però sta a fare più castelli. Quelli li fa sempre. Madonna, ma quanti. Ma che. Ah no, ok, sì, non sono tutti assedio, io tiro con l'arco, sono solo 15 militari. Un altro centro città. Attivissimo. Ne vuole 3 di centri città, perché non si sa mai. No, vabbè, perché la mia è proprio una forza bellica. Qui, eh? La mia è una forza bellica. Un altro castello. Cacchio, sarà difficile entrargli in culo. Vabbè, ma non servirà, basterà fare una piccola meraviglia. Il positioning di Maggio è molto chiuso. Sì, è buono perché c'ha gli alberi intorno. Sì. Poi bizantini, si è evoluto, mi sa. Gli è capitato il migliore. I bizantini sono forti in difesa. Oh. Ha iniziato una meraviglia, Maggi. Eh sì. Dov'è? Tutti hanno iniziato una meraviglia. Meliador subito. Oddio. Però questo è un tempismo. Cioè, inizia un attimo di Maggi. Però se ma dov'è? Mangi... Oddio, sta a fare le mura. Acciù. Maggi, lì a destra. Sotto, lì a sinistra. Le vedi? Le sopra. Sopra, eccole là. Eccole. Ah, sì, un po'. Si sta... Ma come cazzo le stai facendo? Vabbè, piano ma piano. Ma chi è il tuo architetto? Mm-hmm. Piano piano, non ti preoccupare. No, però qual è il senso? Perché vengono qua, vedi. C'è un buco. Dai, che cazzo. Tutti e tre in quartiera. Ma solo io faccio le. Ma pure Livio sta a fare le mura. Fammi vedere se Livio fa. Ma che sta a fare? Questo è. Lo so. I beduini. Sta di cavalieri. Beh, ammazza, eh. Io. Claudio sta a fare le mura. Fammi vedere se Claudio fa le mura. Claudio è enorme. Sono tanti cinesi. Ma qua dipende tutto da quanto sei veloce. Cavalieri anch'io questa volta, ho imparato. Sì. Gli italiani, fammi vedere, gli italiani murano. No, gli italiani stiamo a combattere. Con gli italiani stiamo combattendo. Meno male che non stai vedendo siamo verso di me. Sto andando a picchiare qualcuno. Non stai vedendo verso di me, che culo. Sto andando a picchiare Francesco. Beh, a questo porto ti volevo levare. Ma perché? Ma perché che cazzo fa? Vabbè, meglio quel porto. Ma in mezzo, vai, guarda, è pure di là stanno combattendo. In mezzo da noi qua, è poi là. Eccoli. Guardali. In mezzo al porto lo stai facendo. Oh, trabucchi. Bravi, astuti. Che merda. Da dietro le mura. Ah, ti vuole mettere gli alloggiamenti militari dietro al culo. Così li fa direttamente. Di chi sono quelle navi? Sulle mie? No, ora è tiro con l'arco. Sono le sue. Ma qua si inizia. Ma scusa? Warcraft. Queste sono mie. Ecco perché. Ah, ma c'era un altro. C'è sempre un altro po'. Oddio!
Oddio, Claudio! Di nuovo! Mi dispiace! Eccomi, aspetta, arrivano! Oh, Claudio non volevo! Oddio! Sto a costruire un castello in bocca a Claudio! Eccoli! Ma ragazzi, ma perché? All'alba del quinto giorno, guarda est! Abbattete gli tutti! No, questa volta c'è una battaglia, questa volta Claudio non si arrende. Eh sì. Troppo facilmente, bravo. È un po' Spavaldi, bravo. Però. Oh. Baliste, le baliste, mi piace. Bravi, bravi. Effettivamente siamo molto attaccati, Claudio. Mi stai soffocando. Il castello. Ah, sì, sì, è vero. C'era il secondo. Siamo ammazzati tutti i cavalieri a vicenda. Vabbè, ma qua è sempre così. I cancelli però sono in fiamme. Aspetta. Attaccate Monteriggioni. Okay. Un cavaliere. Oh, bombardiere. Cavaliere mio. Quale? Quello lì sopra. No, sono dei magi questi. Un po' vago. Ah, questi. Ah, no, è Francesco. No, i miei stanno qui. No, è rossi, i miei sono rossi. Ho sentito il rumore. Qualcuno ha fatto i danni del nonno? Sì. Ecco, queste sono le mie navi. Oggi sei un rumore ha fatto. Capito? Ah, eccolo, è vero! Il bombardino, Maggi. Guarda, Maggi, non dovrà sfruttare la tecnologia, lo accoppano però. Queste sono le navi di meglio per te, eh? Claudio, hai respinto il mio attacco, mi sa. Tutte navi tue. Ma io sto costruendo la mia armata gigantesca. L'hai fatta di navi, Maggi. Ma guarda quante navi c'hai. Ma voglio tra pochi. Gli ha messo un embargo, gli ha fatto. Ritirata. Tutti dietro le mura. Anche le meraviglie, raga. Come sta andando a me? Tutti dietro le mura. Le hanno fatte tutti tranne me. E tu l'hai fatta per andare a rompere il cazzo. Sì, sì, è che l'ha fatto super. Tacci di Claudio, merda. Ah, è vero. Scusami. È quella tonda, se non sbaglio. È la pagoda. Ma quella è il castello. No. Eccola. La pagoda. Mi fa vedere se è la stessa. È bella, è bella. Anch'io ho fatto la stessa. Sì, prima. È sempre la stessa. Sempre la stessa. Ah, sono sempre le stesse. Ma qui? Ah, no, qua c'è ancora qualcosa. Guarda qui. Però. Battete quel cazzo. Sti castelli. Però mi piace che hanno costruito un castello qui, eh. Devo dire, una buona mossa. Andate a me, al tempio del cielo. Oddio, che... Vabbè, ma voi siete scemi. Ma davanti a me la Ma infatti mettendo. Sì, ma che problemi avete? Ma poi che senso ormai? Ormai non ha più senso. Che cos'è questa? La meraviglia. È una bravo, meraviglia. Io. Guarda qua, quanti, 200, sì, 200 persone che lavorano. Ma lì c'è una battaglia con tutti i gialli. Che cos'è? Sono sempre i navi, sono le due navi, ma andiamo. Questa è la battaglia di Levant. Preparati Livido che c'è la battaglia di Levant. Ma sto costruendo le mura sotto, scusa cortesemente, mi fai vedere. Vicino Santa Sofia. Ma che è sta merda? Fate a metano. Vabbè, che praticamente qui c'ho Fortalamo, ti guarda là. Però. Castelli. Guarda che cos'è, che costruzione, bella questa. Dove l'ho messo? Qua la meraviglia. Delle mura. Sì, infatti. Maggi, per favore. Ma chi è il tuo architetto? Guarda, vedi che si muove da solo. Licenzialo, questo architetto. Mamma mia, cambia architetto, Maggi. La meraviglia dov'è? Eccola. Vabbè, almeno è dietro le mura, sì, però. Beh, vedi, comunque è più ordinato, Francesco. Molto più ordinato. Ah, sì, però è più ordinato, quantomeno. Abbiamo fatto dei cancelli. Ma l'importante è avere il predominio. Andate via, non vi fate picchiare. L'importante è avere il predominio. Pensa che è brutto abitare qui, che appena esci ci stanno le navi che ti bombardano. Poi ti dicono, oddio, che cosa facciamo? Ah, gli stanno attaccando il centro città. Ma sei pacifico. No, stai in difesa. Ho capito, ma stare in difesa non vuol dire. Oh, qua c'è uno scontro. Oddio. Oh, ma già ha trovato lì.
Ah, andiamo a conquistare. Guarda anche... lì! Vabbè, la guerra è partita, la guerra santa la contro, guerra contro i franchi. Occhio, occhio lì, perché le truppe acquatiche di Maggi sono inaffrontabili. Ma infatti. Ti spacca il culo. Distruggiamo un attimino questo castello cortesemente, ragazzi. Grazie. No, troppe voglie di distruggere. Guarda, lo fanno. Troppo. Lo fanno, però levano un botto. Guarda, il Libio si sta difendendo bene, eh. Ma se sono accerchiato. Ho capito, cioè, nel senso. Questa è bella antica Bisanzio. Ci siamo alleati contro Livio. Per vendicare quello che è successo prima. Ma resti contro Maggi perché è il primo che finisce la meraviglia. No, sono troppo sì. Forti. Vedi, anche tu hai fatto un muro un po' strano, sì, però insomma con un senso. Però sì, cioè, alberello l'ho chiuso con un... Sì, Delsin, esatto. Vedi, cioè, questi alberelli che ti hanno rovinato... L'albero blocca quando passi attraverso. Sì, sì. Ma guarda la battaglia di Lepanto, fammi vedere la battaglia navale, si gioca lì tutto quanto sulla battaglia di Lepanto. A Lepanto, guarda che se ci fossi stato io... Ho distrutto pure il castello. Cioè, il cristianesimo non avrebbe vinto a Lepanto se ci fossi stato io, te lo dico. Cioè, a quest'ora saremmo sotto dominazione ottomana, saresti musulmano, altro che evangelico del cazzo a quest'ora, te lo dico, Merconi. No, ma è... Quell'ancello che viene. Ma distruggete anche quell'arte. Vi costruite anche qualche trabucco lì perché non si sa mai. Ma è comparsa da nulla questa. Magari si sdoppiano le tue navi. Ecco perché sono più potenti. Sono twice. Sono. Niente, ragazzi. Niente, Maggi è distruggiamo la quarta anche luna crescente. Grazie, cortesemente. Quelle perché sono navi antinavi. Ecco, farmate Yololo. Dai, su, fati seri. Distruggere la meraviglia a Maggi. Ma c'ho delle truppe. Ma sto invadendo, cioè, nel senso... Ogni tanto ma siamo in quattro. Ma non c'è coordinazione tra di voi. Non ho più truppe. Un po' da me? Ah, no, c'ho qualcosa. Poca roba. Poca roba. Abbiamo sterminati tutto. Ah, no, sbagliato. Chi c'è qua? Difenditi. Infatti vedo dei cavalieri. Sì. No, alleluia. Dai. No, ci sono le navi là, mi sa, aspetta. Ah no, queste sono le truppe. Ah, è ricostruito. Ho capito, però la guerra santa non si fa così. Dobbiamo tenere comunque delle truppe. Se ci fossi stato io. Perché in basso, tutto in basso, Maggi c'è. Aspetta, mi sta mandando i cavalieri contro. C'è una colonna. Vai giù, vai giù, vai giù. Sta arrivando una colonna. Aspetta un secondo. Ok. C'è una colonna. Sì, sì, sì. Ci sono dei truppini che mi stanno venendo ad attaccare. Qui. No, no, c'è a sinistra. Sotto. Sopra di me. Là, bravo. Qui pure c'è. Sono tutte le navi di Maggi. Ma no, ma lì, guarda che... Io sto cercando di costruire un porto, ma non ci riesco. Bravo. Oh, ecco lì, è vero. Un esercito. Vai! In nome dell'impero romano. Allora, non credo ci siano ma problemi. No, ma non stanno creando problemi, dai. Si vede che lì qualcuno ha usato una tecnologia che non poteva usare. Claudio. Non so, dai, serve un attacco generale. Un'alleanza, per favore. Intanto, Olivio, se vuoi, non serve che distruggi i Maggi. Comincia a spaccare la meraviglia di Claudio. Porta davanti. C'è però. Perché perché i miei sono andati? Va bene la guerra santa, io sono d'accordo. Ma non mi servite indietro da me adesso. No, cioè, hanno visto il rosso. Sì, va bene conquistare l'Adriatico. Ho distrutto nella vita passata. Ma non posso lasciare scoperto lo stretto di Dardanelli, però. Cioè, mi hanno ripreso il forte da me perché non c'ho più le navi a difesa. Ma che cazzo è? Quanti porti ho fatto? Ho capito, me li distruggono. Ma non c'ha senso, ma chi sono culo, Livio? Lì c'è una guerra in atto, eh. Iniziano porti, nessuno può contestarti. Ah, sono arrivati finalmente i miei. Iniziano le grandi. C'è una battaglia. Le grandi battaglie, sai come si vincono? Con un tizio che fa, ma chi se li incula quelli? Iniziano così. Ma quello è il castello mio. Attenzione, l'italica forza avanza tosta verso le linee nemiche. L'imperativo è uno. Regge. E uno soltanto. Distruggere la meraviglia bizantina. Ci abbiamo fatta a mandare i miei guerrieri finalmente. Campo. No, ma ricacciateli indietro questi tizi. Ma devono tornarmi le navi. Ah, stanno tornando le navi?
Che cazzo. Ma qua mi sa che vince Maggi, perché nessuno riesce a sfondare la meraviglia. Perché mi pare che Claudio si sta un po' troppo a fare i cazzi. Io non ho capito su, che sto facendo. Cioè, io non ho soldati, non ho niente. Si sta un po' a fare i cazzi su. Ho capito, Livio mi ha attaccato. Sì, ti ho attaccato 300 anni fa. Mi fa vedere la battaglia di Lepanto un'altra volta. E sono tornate finalmente le mie navi. Santissimo. Siamo andati a conquistare la Terra Santa, ma abbiamo scoperto. Gira così con le altre mie navi che non vanno. Saltella, ma che cosa fate? Che cosa fate? Non c'è organizzazione. Vabbè, ma no, siamo un popolo marittimo. Distruggete certo queste punto. Cazzo di repubbliche marinare farlocche, santissimo Dio. Andate a conquistare. Che cosa stiamo combinando io e te? No, qua cioè siamo in pace per ora. Ma un esercito da qualche parte io. Perché no, tu hai, tu hai roba. Che si muovono, però non capisco verso dove li sto mandando. Che cosa sto? Vedi, c'è vedo dei titoli. Ah no, questo sei tu. Sì, io sempre io. Io sono io che ci sta pestando tutti e tre insieme. Ovunque Maggi. Vabbè, ma io voglio il controllo del mondo, cioè diventerò il re dei pirati. Vabbè, però effettivamente parlo schifo a modalità bassa, perché così l'ho fermato. Eccomi, ci avete rotto il cazzo. Bastardo. Mi fa vedere lì lo stretto dei Dardanelli, che è questa. Guarda, guarda come ti stiamo a fare la chiusa io e Maggi. Ma sì, vabbè, ma chi vi si incula? Io lascio dei truppini lì. Boom. Vince Maggi. Sì, sì, vince Maggi. Mi fai vedere lo stretto, mi fai vedere lo stretto dei Dardanelli. Sto stretto non esiste, non c'è questo stretto. Questa è lo stretto. Attenzione, l'ha respinto. Guarda, questa è la parte più si qui si gioca la battaglia. Attenzione. No more ships. Maggi? No, stanno qui. No, eccole, sono tre. Vabbè, queste le sfondiamo, Vai, vai, falle venire. Tocca distruggere questo. Vabbè, la grande ciappola. Vai, vai, guarda. Segui la ciappola. L'Italia sotto sta. E vedi, perché si vede che è più ordinato. Sì, ma scendi giù, ho visto dei sinistra. Guarda, guarda, mettono a ferro e fuoco le scuderie dei bizantini. Ci serve qualcosa di pesante per andare a spaccare delle macchine da guerra qui, perché se no i castelli non... Va bene, Lario, quanto 135 meno, anni. Quanto meno, Lario, riesci a spaccare la meraviglia di Claudio? No. Anzi, devo far bravo. Addirittura c'è un contrattacco. Devo far bravo molto per gli aspetti. Oh! Lui è il nostro eroe! Vai! Lui è l'eroe di cui abbiamo bisogno, il prete! Vai, ma tu che cazzo vuoi? È un po' indecisa questa rete. Bravo, bravo. Boom! Ma la verità è che prima aveva vinto perché le repubbliche marinare non si erano alleate. Sono screzi tra repubbliche marinare. Adesso che Pisa, Amalfi, Venezia e Genova sono tutte unite, guarda, li stiamo ricacciando dal buco da dove sono nati. Ma Francesco ce l'ha il Papa? No, noi siamo per il progressismo e l'arte e la tecnologia. Bella città fatta. Sì, sì, guarda che bella, guarda Italia, che solidità. Tiè, l'unico problema è che Maggi mo vince. Ancora lungo. Delle navi in una pozza d'acqua dove non possono uscire. No, come no? Non c'è il giro. Non lo so se c'è il giro, però stanno ferme. Ma bisogna riuscire a penetrare le difese qui. Eccoli, torri di trabucchi. Perché si smonta? Andava bene. Era giusto quello che stava facendo. E niente. Niente, gli piace guardare. Un po' indeciso questo trabucco. Dobbiamo resistere un po'. Ma perché le tue mura si aprono per far passare i miei? No, perché è una trappola. No, perché passano i suoi. Ma sotto stanno combattendo dall'altro lato. Qual altro lato? Tutto a destra. Esatto. No. Sì. Ma non ci interessa. Oh, finalmente, dai. Ma non il muro. Non il muro, sfonda il castello. Ma poi si smonta. E poi si smonta. Oh, Gesù. I problemi. Come si rimonta questo trabucco? Chi è ubriaco quello che lo sta manovrando? Ma dov'è il tuo esercito?
No, oramai puntiamo alla difesa del territorio per il tempo. Cristiano della scritta, cosa dice? Da me anni. Oh! La barriere. Guarda, lui. Dai che stiamo prendendo il controllo territoriale. 90 anni è dura, eh. Qua io non credo di poter sfondare, Francesco, te lo dico sinceramente. Qua. Ma quanta gente. Io punto al fatto che tu distruggi maggi. Mi sembra un po' stupido. Sì, sì, una bet un po' azzardata. Potrei venire in effetti, perché non mi fido del video io. Se vengo là questo bastardo. Ma noi non stiamo a fare niente. Oh, abbiamo costruito le mura anche noi, abbiamo imparato. Beh, guarda pure Livio l'ha fatto, è bello copiato. Il muro, eh. Guarda che carino che ha fatto. Ha fatto un muro di castelli, ha fatto. Esatto, ha fatto le mura. Beh, noi il mio muro è fatto bene. Ha un senso, è stato incredibile. Sì, sì, siamo messi bene. Fanno la legna, vabbè. Qui. Mamma mia, ma che noia, ma attaccalo bene. Capito, ci devi entrare dentro a Istanbul. Sono l'unico che sta cercando di fare qualcosa. Io ci ho provato con okay. Claudio, almeno è stato un vero attacco. Ci deve arrivare ad Istanbul. Queste che sono... Che... No, sono di Claudio. Ma perché non di si... Di fianco alle mie. E si guarda. Neanche si attacca. Secondo me abbiamo stretto un lascia patto. Lascia stare i miei cittadini. Bravi, si attacca. Schifoso. Vai. Quelli sono civili innocenti. No, non esiste. Stai attaccando i miei civili innocenti. Non esiste proprio. Oddio. Vabbè, ma erano nascosti. Finale. Sì, però i truppini di merda costruiscono le... Ecco, lì, ecco, attenzione. Sì, Costantinopoli, è vero. No, ma perdiamo anzi, male. Anzi, Bisanzio. Rimani qui. Ma io non so quello che ho fatto. Così non si deve avere. Ma c'ho sti tizi che lanciano le lance, le asce. Sì, ma siamo troppo pochi, ma come speriamo di... No, mi sa che vinci. Vedi perché non posso arrivare, perché in realtà il maledetto Mertone è alleato con Maggi. No, lui è Maggi, io sono te, cioè... Cos'è? Oh, lotta tra trabucchi. Lotta tra trabucchi, bellissimo. 18 anni, ma vedi ancora Maggi. Tanto che... Ma Maggi sta una crema. Eccola. Maggi sta una crema. Ma quando ci arrivi a Santa Sofia, con dovuto rispetto. Ha ricostruito pure il cancello. Macchina, assedio. Ho capito, ma cioè, a Istanbul, cioè, Bisanzio è una città fortificata. Cioè. Oh, eccolo! Yololo! Oh, yo! Lololo! Bravo! Te l'ho convertito! Posso convertire anche le mura? Sì! 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 No! Sì! Sì! Sì. Sì. Come no? Come no? Abbiamo vinto. Claudio secondo, bravo. Livio. Vabbè, mica si calcola in base alla meraviglia. Ma sì, no. La vicinanza alla vittoria, sì, perché voglia, come anche perché col cazzo hai vinto prima, infatti. Il vincitore, mica no, si quella la ok, Francesco ci sta perché sta la... No, chi è? Sì, il secondo, Claudio ci sta. Ma queste sono tutte meraviglie che arrivano alla fine. E il secondo prima era Maggi perché era quello messo meglio, il terzo io perché su quello che stava è morto dopo, diciamo. Non sono molto d'accordo. Forse andrebbe messo senza meraviglie. Però non lo so, non si seguivano abbastanza. Sì, forse gli abbiamo messo troppe risorse. Oppure devi fare. No, oppure devi fare che devi fare la mappa più corta. Hanno 500 ricappi di popolazione, dovrebbero fare delle cazzo di armate infinite. No, però forse ci hanno tanti cittadini. Forse perché ci stanno le cose, no? Forse perché ci stanno le navi. No, le senza navi dovevamo farlo. A parte sì, forse sì, senza navi è meglio, ma le cose, le meraviglie tendono magari a difendere. Ma forse sto pensando se il 3 viene meglio a fare questa cosa. Dovrei vedere un attimo se il 3 si può mettere la partita normale. Anch'io ce l'ho. Senza meraviglie serve una live dedicata. Beh, sì, se lo fai con le risorse in sé, sì, perché in realtà se tu li fai partire tutti all'inizio con poca roba, ci sono fazioni più lento. Che ti lasciano. Però ci sono fazioni che ti lasciano a. No, ci arrivi sempre in late game. Durano un botto. Allora, anche a me piace il 3, sì, ma il 3 lo insultano in molti. Non so perché. Il 3 è divertente come gioco. Il 4 volevo io. Il 4 è molto simile al 2, però non quello. Ce l'ho il 4 io. L'ho provato. Vabbè, se si trova. Cioè, se no è nato vecchio come gioco. Col problema.
No, Dimitri, no, non tutti quanti. No, non tutti quanti. Solo quelli che hanno parole considerate sospette. E niente, Maggi, siamo pari di nuovo, quindi 5 a 5, Marconi, rimarrà soltanto uno. Ma come 5 a 5? State 3 a 3, state 4 a 4. Era 4? Sì, era 3 a 3 a quanto pare. Sì, era 3 a 3 e 2. Ah, 4 a 4, Marconi. Rimarrà soltanto uno. Oddio, per un anno. Sì, questo per un pelo proprio. C'era un tizio in più che martellettava, cioè, mi è mancato personale ai cinesi. Sì. Cioè, è mancato personale ai cinesi. Incredibile, sta cosa incredibile. Fammo una bella, però. Cioè, mi sembra che con le meraviglie non c'è, cioè, solo chi costruisce prima meraviglia. No, secondo me va studiata un po' meglio. Cioè, paradossalmente, quella difficoltà, prova, la difficoltà però più bassa è stata molto più combattuta. Sì, ci sa. No, ci sono stati più colpi di scena, esatto, più cose. Cioè, secondo sì me la devi levare le meraviglie se vuoi fare difficoltà al massimo. Sì, 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 sono d'accordo. Ah, potremmo fare 2 contro 2. Sì, 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 potremmo fare 2 contro 2. Così, for fun. Vai. Just for fun. Vedi che si riavvia di nuovo, maledetto. Estremo. Vittoria globale con qui. Comunque oggi le bet che avevo dato ai miei perché mi vengono a chiedere su cosa scommettere, cosa, per le partite. Ah, e io ho messo vittoria di uno della Roma e vittoria di uno della Juve. E tutte e due under. Ah, cacchio, con questa non finirà mai. Vabbè, perché? Lo decidiamo noi quando. Perché in realtà devi ammazzare pure questo. No, vabbè, ma no, si vede. Cioè, no, sono dai, io che devo ammazzare, sì, tutti, no, gli altri. No, si vede, si vede, si vede. Si vede, si vede, si vede. Eh no, appunto, vediamo. Quindi diciamo che ho azzeccato 3 su 4 perché non ho preso la Juve vincente di 1. Però tutte e due. Ho preso i due, vabbè, under. L'under 2.5 ci stava perché sono tutti. Cioè, il Siviglia poteva farli, però la Juve è difficile. Pieno imbarcato. No, infatti, infatti. Infatti, cioè, l'unico mio dubbio era 2 a 1 per la Juve, certo, che non copriva l'under 2.5. Però non so com'è stata la partita. Non lo so. Sì, no, la partita finita ha pareggiato. Però non so. Cioè, magari non so se è meritato o meno il pareggio. Non l'ho vista. No, ma si è visto che ha cambiato la difficoltà, raga. Cioè, dalla prima alla seconda. Sì, sì, sì. È stato netto sì, il cambio. Messo veloce. Perché se voi ci fate caso, nella seconda. Le città le hanno ampliate molto. No, sì, ma poi sì, sono andati sì subito all'età imperiale. E sì, appena fatta l'età imperiale, prima cosa. Meraviglia tutti quanti. Le mura prima non c'erano. Sì, no, ok, ok. E se sì, ci danno quel rigore, magari non facciate il gol all'ultimo, Giovi. Pensala così. Beh, però 1-1 fuori casa si può fare. 1-1 in casa. No, 1-1 fuori casa nel senso che vai là. Sì, no, la giochi. Ah, giochi. Vabbè, però devi vincere in casa loro. Non è facilissimo. Cioè, è quella stessa cosa che c'è stata allo United, eh. Hanno pareggiato 3 Beh, a 3 in casa. Lo United è cominciata la partita e il signor Maguire Harry ha fatto. Ha completato il lavoro che ha iniziato all'andata. Cioè, all'andata il fenomeno. All'andata gli ha detto sfiga. No, ma infatti, pure il primo autogol gli ha detto sfiga. Un cross in mezzo. Con l'altro l'ha toccata appena che ha inculato il portiere. Che devi fare? Quella, il secondo autogol gli hanno tirato addosso. Pure De Gea ha fatto una cazzata. Però De Gea l'ha fatta. Vabbè, sul 3-0 a partita senso, quasi finita. I giocatori delle squadre. Cioè, la cosa è che il Siviglia ha pareggiato l'andata fuori casa con lo United e poi ha vinto a ritorno. No, in no, casa. È vero, è vero. E mo sta risuccedendo la stessa cosa. E quando Rui Patricio l'ha persa sull'uscita, quanto eri sicuro che avessimo mamma preso quel che gol? Che panico. Ma poi io non l'ho vista perché stavo in macchina, ma ho sentito a un certo punto ci sono un altro panico che. Che Rui Patricio e Ibañez sono quello. Ah, no, quello non l'ho visto. No, perché se l'era persa pure prima. No, no, vabbè. Però era uscito. Lì è uscito. Ora, secondo me, perché poi io stavo ancora. Quindi l'ha chiamato. Ibañez non si è tolto. Lui, però, a quel punto, al posto di pialla de pugno, ha provato a bloccarla. Non l'ha tenuta perché si è scontrato con Ibañez. E la palla è finita a Frimpong. Che ha tirato. Per fortuna ha preso Cristante che stava sulla linea. Siamo usciti. Bravo Maggi, evolviti. È evolviti. Vero.
Nella tua forma finale, Maggi. Cioè, io, secondo me, non so, mi sento più. E se la Roma arriva in finale, è più facile forse con la Juve. Sì. Anche se, cioè, Siviglia e Juve sono favorite rispetto alla Roma. Sì. Però preferirei comunque il Siviglia perché non mi piace la finale italiana. Cioè la partita, perché la partita con la Juve la vedo due volte all'anno. Vabbè, ho e capito, voglio ma è prestigio per il campionato italiano. Ma sì, vabbè, io voglio vedere le partite. Io voglio la Fiorentina che vince la Conference League. Ha perso 2-1 in casa. Ha perso 2-1 in casa. Però può ribaltare. È dura, vabbè, però. Guarda, il Basilea è una squadra di merda comunque. No, vabbè, manca. Ha perso 2-1 in casa, devi andare fuori casa. Guarda, pensate che tutte le tre quarte che la Fiorentina ha dato la dimostrazione la partita precedente che stava per uscire quasi. Attualmente è almeno probabile la Conference perché c'è una squadra che perde in casa, andava a vincere due gol fuori casa. No, però, okay. La meno secondo te la Champions. No, la Champions. Una squadra ci arriva italiana in finale e una partita secca. Che è una partita secca, però ti serve veramente qualcosa. Capito? Perché l'ho vista Realzi. L'ho vista pure. Io ho visto entrambe le semifinali. Ciao sottosegretario. Ciao sotto. Sì, però è una partita secca. Non è, cioè, secondo me è una partita secca. No, ma scusare. Che Juventini a Roma? La finale è dove è? No, a Budapest. Gli Juventini a Roma. No, Claudio e Menia si evolvono all'età dei Castelli. Maggi, seguici. Io devo fortificare. Ma che fortificare? Dobbiamo andare a romper culo, quelli stanno all'altra parte del ma mondo. Ma prima pensiamo a difendere, cioè guarda qua, ne hai fatto anche le mura. Attacca, non sei fottuto. Questo non già arriva. Chi giusto. Chi sta qua? Ma no, ma no. Stiamo venendo a vedere che cosa fate. Magico per abilità. Guarda le navi subito. Guarda quante. Che poi c'è la condizione di vittoria segreta che nessuno sta calcolando. Ah, certo. Perché non sanno della sua esistenza. Perché non riescono a vederli. Tra l'altro, qua manco. Vabbè. Atto di sé, perché il Marconi non fa le navi. Il Marconi, ma sta a fare le navi. Adesso abbiamo l'egemonia totale. In questo momento, rispetto al Milan, che è quella nave gigante? Maggi. Guarda come sorveglia. Bravo, Maggi. Bravo, Maggi. Dacci un occhio. Fammi il porto. Ci piacciono i porti. Fammi altri porti. Fallo un porto che non lo fai mai. Bravo, beh, l'Italia. Sì, io e Maggi siamo l'impero romano. Doppia. Sì. Lui sta a Costantinopoli, io sto a Roma. Ma sto prendendo comoda. Sto già facendo la mia piccola armata. Vedi, c'ho la doppia scuderia. Sì, mi piace. Castellino. Però sareste favorito. Cioè, nel senso, la Juve è forte. E la Roma sta a pezzi. Quello sì. Poi Pablo, ti posso dire, è una vita difficile che hai scelto tu. Il momento in cui. Vabbè, ma magari si è trasferito. E romano, secondo me, è che sei di Roma. Perché se fossi. Se avessi sono detto, Juventino romano, no, è vero. Sono Juventino che vive a Roma, è un conto. Ma sono Juventino romano, secondo me, è nato a Roma. Altra finale della Juve, dici se l'ha aperto. Non è che la Roma abbia. Devo dire che contrasta il culo di Mourinho. Che a Roma pure le finali buttano male. Però. Però c'è Mourinho. Oh! Oddio! Un'orda di magi! L'ho detto. Ma che mena magi? Ma perché la gente ti attacca subito? Diamogli. Ammazzateli! Diamogli un forte. Però preparati, guardali quanti siamo. Però è sempre una cura di coglione. Diamogli manforte. Dove sono le truppe italiche? Mille cavalieri, trucidateli! Pochi, abbiamo perso. Era per sondare il terreno. Ma era per sondare il terreno. Sento uno! Mazza, io lo mangio. Ma di chi è? Suo Mazza i preti. No, è tuo. Non li vedo. No, l'ho visto io. Guarda quanti sono, continuano ad arrivare. Eccolo. Grazie. Prego. Arriva il Marconi. No, io. E poi ritirate il Marconi. io tanco. Marconi di merda. In prima linea. Bravo, Mario. No, il mio si guarda sta facendo così. Guarda il Marconi che scappa. A Marconi stai a scappare. Ma vedi, c'è i cammelli, vedi. Ma perché i cammelli? Che ne so. Distrutto. Va bene, nella Cina, certo.
effettivamente il fisico è meglio. Forse i trabocchi li avrei portati un po' prima, Maggi. Abbatteteli! Oh no, il castello no! No, quello l'ha appena iniziato a costruire. Va bene, va bene, va bene. Secondo me l'abbiamo mandati un po' con un tempismo del cazzo. Ma perché era per sondare il terreno. Però un tentativo. Comunque sia, dormite preoccupati, i cinesi. Se tutti sti... Mamma, batte pure luce, cammelli. Come questo succede? Qua di nuovo è... queste però sono loro due, si uniscono. Sono i due che hanno... Aspetta. C'è una nave tua alla mezza. Sì, c'è il Mercurio. Ma dove? C'è una nave che è stata abbattuta. Non c'è più, non ti preoccupare, Lelio. Povero Merconi. Esatto. No, però entro lo dovrebbe aver levato quella delle tecnologie, quindi... Ma che belli castelli dell'Italia che hanno il muschio su... No, sono, le devo dire, a livello architettonico. Non mi fa impazzire il centro città con le cose bianche, però... Oh, sta a venire Merconi. Sì. Oddio, guardalo. Guarda. Cos'è? Ah, trabucchino! È mio. Ah, ok. Via! Andiamo a umiliare ste finte navi. E uno fuori! Via! Fanculo! Oh, la navica mi cazzo ha fatto! Ma non sul porto! Ma è un cretino, sei! Cioè, dove è andata? Nel dubbio, sai. Aiutiamo il Maggi! Vedere un segno di degrado. No, non è vero, bello. Tutto più le navi del Mercurio. Guardalo, perché vedi, lui ha aspettato che io difendessi. Sì, ma noi non dobbiamo attaccare lui, cioè. Ma le navi del Mercurio anche italiano, sono? Anche le pescherie, via. Okay. Sì, ma sono pescherecci. Che ci faccio con i pescherecci? No, sono d'accordo, io vorrei... Sei divertito molto più. Questa ma Venezia è molto... Sì, diretta. Ma le mie truppe, quelle... Di terra, erano da qualche parte. Eccole! Questi sono anche i miei, sono, o sbaglio? Sì. Un attacco combinato stiamo facendo. Bravi, ragazzi! Guarda che lavoro di squadra! Vaffanculo, Maggi, ma questa è per la partita di prima. Andiamo ad aiutare il Maggi. Pezzo di merda. È un 2 contro 1. L'unione fa la forza. Ho fatto breccia. Giusto, vai sul centro città. Comunque posso dire, Maggi, di solito facevi 80 castelli e non ne hai fatto manco. Esatto. Mamma mia, questo, ma questo è un attacco bellissimo. Questo è proprio un attacco bellissimo, guarda. Guarda. Via! Bizantini di merda, via! Tornate alle fosse da cui siete strisciati fuori. Bisanzio non è abituato ad allearsi. Bisanzio combatte da solo. Tutti i castelli sopra perché non si fidava. Guarda quanti sono. Tutti sopra. Ma che cazzo fa? A difesi difendere il suo alleato lui. Però. Cioè, attaccano da sinistra e te metti i cosi a destra. Va bene. Vedi, stanno proprio sotto. Giusto. Stiamo arrivando. Da tutte le parti. Se da me c'è un'idea quantomeno di costruzione di un esercito per andare. Oh, questi chi sono? Eccoli. Guarda, infatti, giustamente. Non va non vai fermi a difendere il tuo alleato. I suoi stanno fermi, guardano solo il suo orticello. Sì, non c'è. Secondo me, immagino aveva proprio paura perché c'erano tutti questi qui. Oddio. In maniera confusa, ma si muovono. Stanno tutti qua. Ho detto, vabbè, senti, per precauzione, intanto mi faccio tutti questi castelli. effettivamente però... non sei rassicurante, Francesco, devo dire. Siamo alleati. No, ma gli siamo andati a rompere le palle, mi sa. No. Okay. Non andate a stare agli italiani, stanno bene per conto loro. E quelli di Melia stanno per i cazzi loro, tranquilli. Continuate a sterminare i bizantini voi. Sì, è vero, un po' classico degli italiani. Cioè, stai facendo sterminare. Hai provato il tuo a costruire alleato una cosa in un posto. Oh. Oddio, qualcuno lo sta facendo. Qualcuno mi sta attaccando. Sono io. Ma tu ci stai provando? Non ti preoccupare, Maggi. Oddio, te ne sono dei geni. Maggi, tranquillo, Maggi. Guarda. Ma lasciatevi in pace. Chiamate un falegname. Via, dentro.
bello. Dobbiamo stato a trovare un modo per... Devi tagliare la legna. Cose di Livio, scusa. Sono navi di Livio, perché no? Chi? Sopra. In alto a destra. Cazzo vai. Qui dove stai guardando? Qui. A destra. Un po' più a destra. Destra. Un po' più a destra, un po' più su. Quella è una nave mia, ma vedi? Gli sparamo. Ma se sono tipo un poppate. No, andiamo. Ma che è davvero? Ma noi ci mimetizziamo bene. Guarda, è astuto, come si muovono lì, fanno finta di... Vedi che va a scattini. No, ma è tutta la tattica, sta andando lui a scattini. E niente, l'hanno preso. Guarda quante navi. Apportiamole. Oh! No! Bravo! Oddio, Maggi! Maggi, distruggeteli presto! Devo resistere all'alba del quinto giorno. Maggi, questo è uno dei migliori manga mai scritti. Sì, cioè, capito? C'è il focus sull'alleato. L'alleato che chiede aiuto, non arriva l'aiuto. Tutti che pensano che l'alleato è una merda. Mentre quello lì viene distrutto. E insulti. E poi invece plot twist! Plot twist! Arriva Riboku. Apri un passaggio. Fallo aprire il passaggio verso di noi. No. Poi bisogna schioppare il truppino, però. Il truppino schiva bene. Il truppino sono io, eh. È arrivato, sì, il mercenario. Non vale. No, è ingiusto. Fammi vedere che ci stanno le due navi. Vai a destra. Poco a destra. Qua. Bravi, difendetelo. Distruggete i trabocconi. No, le navi. Abbiamo 8000 navi, dai, spaccate ste coglioni. Leva sto trabucco. Ma perché noi ci mimetizziamo? Ma invece Maggi sta reggendo? Maggi sta prendendo bei cazzi, eh. Maggi sta in difficoltà, eh. Il mio obiettivo è fare la mossa Kansas City, farvi venire da me per sperare che lui... È fatta, se distruggiamo quei cazzoni trabucchi. Oddio. Ma che stanno facendo gli italiani? Oh, li abbiamo distrutto il trabucchi. No, si è smontato. L'ho spaccato? Sì. No, dai, c'è sto stronzo che è ancora vivo. Perché l'ha tirato fuori dal castello. Una stronza. L'ha tirato fuori dal castello, il merda. Vabbè, però non moriva, se dice. No, però casualmente c'è un cerchio e lui sta tutto a sinistra. Guarda un po' il caso. Cagherà sotto. Ma vai a cagare, va, buffone. Dai, tieni, lo vedi. È adesso che se ne sono andati. Te lo metto qui. Ma sì. C'è un'orda rossa che si sta muovendo da quelle parti. Dove? Oddio, questo è... Tutta roba mia. Raga, ma qua c'è un esercito incredibile. Ma i miei sono sempre di meno. Cioè. Ma stanno. Io ho paura. Ma scusa, ma io c'ho qualcosa. Ok. Sì, sto provando a attaccare. Ah, Livio si riprende bene. Sì, c'ho tutti. La cavalleria dov'è finita? Che prima ce l'avevamo. Che prima ce l'avevamo. Sì, non so perché. Però vabbè. Vai a vedere le battaglie. Volevo vedere un attimo come ero messo. Bravo. No, risico qui era che loro avevano l'obiettivo di vittoria completamente diverso. Da... Ah, sono sempre io. Vediamo un attimo, Maggio. No, ma ci stanno i verdi da me. Ah, lasciami in pace il trabucco. Ah, sì, ho difeso Maggio alla fine. Lasciami in pace. Oh, via. No, vai a vedere Bisanzio. C'è ancora qualcuno che spara. No, no, sì, miei. Sì. Cioè, c'è rimasta poca gente, però. La avanzata lassù. Sì. Questo qua che le... stanno facendo il buono. Sono quelli. Bravo, devi solo infastidire. Questo sta lì e fa pim. L'esercito. Il problema è che c'è tutti sti castelli. Giustamente abbiamo distrutto tutta la parte opposta. Chi è qua? Chi sta arrivando? Le
provare gli attacchi becero. Bravo, mi è piaciuto questo sneaky. Becero proprio. Quando meno se lo aspetta. Imbarazzante. Spingerlo a tornare indietro, bravo. Ma pure questo. Come aggiriamo. Ma sono troppi, sì. Vabbè. Queste arieti davanti che devono attraversare. Senti, Trabucchino, che dici? Ci ritiriamo? Non è il caso? Spacca tutto qua, spacca tutto, sti coglioni. Esatto, esatto. Non ho aiutato Maggi, come sono io, perché Maggi mi ha battuto già due volte. C'era un po' di rancore represso. Guarda, un'esecuzione uno dopo l'altro. Sì, diciamo che questa tattica ormai, vabbè, sta... no, il mio attacco ha avuto, cioè il nostro attacco ha avuto pieno. Sì, sì, quello sì. Un rosso sta entrando nell'isola? No, non è possibile. Non c'è chiusa. Cioè, dovrebbe entrare un taglialegna, dovrebbe entrare. No, in realtà ho preso le ferie. Vabbè, raga, cioè costruendo. Oh, ma lo capiamo che non funziona questa tattica di avvicinarsi agli arcieri? Cioè, già la nave ci sta provando. La nave va bene. Sì, ma io ho un esercito di navi, ma prendiamo queste navi. Hai fatto i tizi che sparano, hai fatto i fucili? Sì. No, 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 sono i tuoi. Ma io sto con le frecce. Due forse. Ah, sì, sì, pure io c'ho il cannoniere. No, no, quelli lì davanti, che c'è. Cioè, lanci di lascia e dietro quelli che sono. Cannoniere, hai fatto pure tu. Sì, 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 sì. E questo va da solo. Perché lui è quello. Qua c'è qualcuno mio, vedo qualcosa di rosso. Nessuno che spara. Strano. Ho fatto le questo è andato a morire. Boh, vabbè. Ci credeva tantissimo. Sì, è un dritto proprio. Boh. Avete ucciso mia figlia. La bandiera. Che è genovese. Dove? Sulle navi. Queste Maggi. Ecco, sì. Sto sbippando di AK-47. Speriamo. Mi fai vedere se ho rifatto. Cioè, nel senso, se sto accettando la mia ripartita. Oppure, cioè. Non mi va più. Se sei diventato un contadino. No, guarda come commerciamo. Ah, commerciamo. Voglio capire io tutti questi soldi in cosa li sto investendo attualmente. Non lo so, però sta fruttando molto il nostro accordo. Sto giocando in borsa. Che sto Ma facendo? È buono perché io ho più risorse di te. Quindi è buono che te le mando. Però non le stai sfruttando bene, mi sembra. Dovrei farti i soldati. Io non so perché non li sto facendo. Ma forse sono nascosti. Ah, eccoli. Non sono tanti, però. C'è un esercizio. Ok, ok, li stanno rifacendo. Io non c'ho. Ah no, io ce li ho. Belli, come sono ad arco. Guarda, belli. Quanti sono? Sono troppi paesani. No, i paesani non sono mai troppi. Infatti. Ma ste scuderie, ma facciamo qualche cavallino, che ne dite? Potrebbe essere una buona idea? Andiamo qui, ma Maggi invece che sta facendo in tutto sta ciò? Ricostruendo. Maggi sta ricostruendo. Sta disboscando. No, sto andando all'attacco, mi sa. Oh, guarda lì. Oh, ci vengono, stanno tornando. Bravo, Maggi. Bisanzio non muore mai. Oh, Claudio, bravo. Bravo, Claudio. Una sfida. No, ma quelli di Claudio mi sembra che è meno più forte. No. Guarda come stiamo. Yeah! Andate. Sono confusi e disorganizzati. Se gli arriva l'amichetto tu a salvare. Guarda, le nostre frecce oscureranno il cielo, Maggi. Maggi, la vedo male, eh. Maggi, sei un po' poco organizzato, posso dire. Perché è l'alleanza che non... l'alleanza. Le battaglie combattute dagli italiani finora sono sempre stato un successo. E gli italiani si stanno a fare i cazzi loro. Sì, è veramente... Ma dovremmo mettere qualcosa su quel lato da coprire, invece niente. Invece di 10 castelli accanto a me. Dai potenti.
Ma infatti secondo me tra poco Maggi fa no no, mi allerò con voi, chiediamoci tutti contro meglio. Guarda che battaglia. Eh sì, qua qua è una battaglia campale, tutte le due forze. Una battaglia su più fronti. E lui via un altro esercito che arriverà dal mare. Quanti sono? Guarda. Perché tutti in fila? Dove? Il sistema di è sempre la difficoltà. Esatto, è strano che fanno i muri. Utilizzo per la casa. Non fanno le mura perché non possono fare le meraviglie. Bene, bene, li stiamo decimando. Li stiamo decimando. Guarda le baliste come uccidono tutto. Sì, sì, le baliste sono forti. Le baliste sono state un colpo di genio. Perché vedi, bombardieri dietro, arcieri. Non è portato alle navi, se è stato sì. Stato bravo, è stato bravo. Ma non abbastanza. No, va bene, tu lo devi installare qui. Cioè tu lo tieni negli acquitrini. Lo tieni negli acquitrini mentre noi ci. Sì, io stavo facendo un culo così, mi sa là sotto. Sì. Guarda, sono entrati, eh. Ho sentito un suono. Sì. Che lì regge il mio attacco molto meglio di quanto Maggi regge l'attacco di Claudio. Beh, cazzo, Claudio veramente sta bravi, bravi. Sì, anche se la mossa Kansas City secondo me era stato un successo, vero? Italiano, sì, sì. Per Maggi, la conquista del mondo. Come ti senti a vedere il tuo popolo sterminato? È il suono dell'inevitabilità. Oh! Ma perché se avessi giocato per me stesso avrei optato per una strategia differente. Però. Sì, cioè, so, i cinesi stanno con la bava alla bocca. Ma guarda quante frecce! Cioè, la prima sono stati scammatissimi perché li hanno fatti giocare in modalità scelta. Quindi, la seconda hanno perso di un anno. Non lasciate nessun civile! Tutti! Li voglio tutti morti! Ma invece il nostro. Io contro Mediator l'abbiamo stallato. No, cioè, se è entrato a casa tua, Mediator. No, non è come entrare, ma col cazzo, no, no. Proprio, gli piacerebbe. Nessuno entra. Nessuno entra a casa di Livio, hai capito? Vedi, però. Oh, esatto, Livio li ha fatti nel punto giusto, no? Come immagino. Ma ha fatto i castelli accanto a me. No, cioè, sì, sì, è vero, è vero. Cioè, c'è un collegamento. Cioè. Siete capiti? Sì, 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 è vero, è vero, è vero. Guarda, addirittura vedi le truppe di Claudio vengono ad aiutare quelle di Livio. Sì, sì. Ma Claudio ha un esercito infinito. Cioè, c'è cioè, proprio il cap massimo cappato. Bro. Oggi siamo troppo indipendenti. Perché... Non mi allevo con nessuno. Non ha funzionato la nostra. Vado per la mia strada io. Quanto mi piace il giovedì sera, ragazzi. È proprio un bel giorno il giovedì sera. Mamma mia, Claudio, li stiamo devastando. Mi sto commuovendo, li stiamo devastando. Ma che bello! Lento, inesorabile. Guarda. Guardalo col trabocchio, ormai ha proprio perso le speranze. Mi sto arrendendo. Mamma mia, che l'abbiamo proprio blerato, Claudio. Noi il prete che cammina per i campi. Sì, sì, sì. Sì, sì. C'è qualcuno. Salvatevi, salvatevi, si salvi chi può, Yololo. Oddio, te lo converte. Ah, beh, di Claudio. Ma gli converte i paesani. Ha colpato il paesano. È giusto. È giusto. Dice, ma che c'è stato a fa qua? Ma come? Vi do pure i vestitini nuovi. È bellissimo. Quando sta zitto vuol dire sta rosicando proprio, no, malissimo. No, che devo fare? Perché tu lo vedi e quando vince continua e parla. Fammi vedere lo stretto dei termopili. Fammi vedere quello, quell'altro. Poi invece quando sta zitto è proprio quando dici, ah, vendetta.
Vediamo, questo è l'MVP. O cosa? Io continuo a fare io lo al mulino. Guarda, secondo me. Sì, sì, lui è la star in questo momento. Vedi che poi. Ah, no. Che... Quello è mio. No, l'abitante sta pronto a prendere quell'abitante lì che sta scappando. Sei sicuro? Sì, quello lì c'ha. E perché non si vuole far convertire? È un italiano quello. No! 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 Ammazza, menare un prete! Menare un prete! Ecco, voi l'hai fatto incazzare. La trappola al prete. Guarda, a menare il prete. Oh, ma ci sono anch'io. C'è un Livio. C'è un Livio. Una vittoria per l'umanità, ma una grande vittoria per Maggi. Cominciamo a smantellare quei castelli di merda. Invece qua che sta succedendo? A noi aspettiamo. Preparando la prossima. Ora il vile. Mamma mia. Guarda, vedi il commercio come è fiore tra di noi. Cioè. Ma anche la città di Francesco. Beh, per forza. Tra poco verrà. Stavamo il suo amico. Faceva i cazzi suoi. Beh, in realtà ha provato a fare una grande vittoria. Esatto, esatto. Cioè, secondo me. C'è stato uno scam. Meli aveva ucciso Livio Centrale. No, allora io vi dico solo una cosa: se c'è l'umano, il trabucco non lo attacca. Cioè, il trabucco attaccava soltanto perché c'era il castello. Anche il, secondo me. Il castello l'ho dovuto mettere per la tecnologia. Però il. Se fosse stato dentro al castello l'umano. No, no, poi ha distrutto il castello, se ne sarebbe andato. No, è come l'hai quando, visto pure i miei qui potevano. È vero, però il fatto è che se poi arrivano le altre trabuccate che continuano a sparare. No, non lo prendono. Cioè, oddio. Dovrebbero. Non ma il castello non ci dovrebbe essere. Questa cosa non la fa, la fa solo l'organo. Deve essere, quindi non è che. No, sì, ci deve quindi essere, non ma non ci dovrebbe essere. Cioè, io l'ho messo lì, lo dovevo mettere tipo in mezzo a una città in alto. Ma i Merconi questi, dove hanno sì, i Merconi? Sì, stanno... Mo mi ha rotto il cazzo, ha detto che sto scammando, mo te faccio vedere come si scamma. Scamma questo, scamma. Scamma questo. Giusto, giusto, pressalo, così non può aiutare il suo amichezzo. Lo sbarco ad Anzio? No, quello era quasi arrivato sulla spiaggia, è morto subito. Quanto via. Non ci piacciono i porti. Imbarazzo. Ma perché si fermano? Non c'ha, hanno smesso di crederci. Però non... Era tutta una finta. Vabbè. Mi pare una cazzata. Era tutta una finta, era. È proprio il Merconio. È giusto, è giusto. Punzecchialo, punzecchialo. Non serve. Vabbè. Non serve a fondare il colpo. Ma hanno fatto proprio gli infai perché hanno detto andate avanti, vi raggiungiamo. Cioè, sono andati. Erano tipo 5 tizi che rompevano il cazzo. Andiamo a combattere. Va bene, andiamo a combattere. Vai, andate, vi raggiungiamo. Vabbè, posso dire che sono le due. Mi sembra abbastanza evidente la cosa. Cioè, a me senso... non mi sembra evidente. Vabbè, oddio, ma insomma... dai, cioè, nel senso, può finire solo in un modo stavolta. No, no, non è vero. Perché in realtà c'è sempre la possibilità ammazziamo quelli del centro. No, quelli del centro non l'ammazzeranno noi. Perché non attaccano il cittadino. Il cittadino se lo attaccano lo devono trovare. No, non si può convertire. Alla parte che c'è un discorso di hitbox, cioè il castello è grosso, quindi lo riesce a svelare. Il cittadino secondo me non riescono proprio a vederlo là dentro. E pure che lo vedono, comunque i trabucchi tendenzialmente non attaccano i cittadini. Comunque Maggi si è salvato anche da questa. Vabbè, vabbè, sta tornando vabbè, Claudio, eccolo là. Dov'è? È sotto quella marcia che vedi a Gri. No, no. Sì, sì, ho visto. C'è Robettina che sta arrivando. Sto andando. Vabbè, sono una decina di pupazzi. Un po' di più di una decina. Una ventina di pupazzi. Una cinquantina di pupazzi. Ma no, è che non sto più costruendo, non c'ho più bambocci. Gli sto rubando le risorse. Guarda come gli sto rubando le risorse. Ah, è vero, gli stai rubando le risorse. Giusto. Ma lei è sposato al centro città più indietro, vedi? Cioè, se tu vai dietro. No, più di così non può andare. Addirittura andarsene, no? Dai, Maggi, torna qui, ti vogliamo bene. Non è vero, lo odiamo. Beh, ma è come nella realtà. Nella realtà, Bisanzio è caduta perché i veneziani non sono mai... Pensavo perché c'erano i cinesi. No, i veneziani non sono mai andati a... Avevano detto che ci sarebbero andati... Ma poi alla fine non ci sono mai andati ad aiutarli.
E quindi alla fine, dopo tot tempo, oh, ma c'è ancora questo? Sono caduti. C'è ancora questo, è incazzatissimo. Che leva un HP alla volta. Per una casa. Quella casa, mamma mia. C'era la mia ex. C'era la mia ex, mortacci sua. Sì, beh, in quel caso erano gli altri. Guarda con quale rancore tira le sue asce contro. Canonico. Allora, io voglio intanto che si conclua. Oh. Vedo tanta roba. L'offensiva. Stavolta ci sono andati davvero. Nel frattempo, si può avere un sondaggio? Se vi piace il fantateam in questo tipo. Ovviamente adesso è stato un esperimento, sì, ci stanno tante cose da rimediare. Però se ci fate, mi fate un sondaggio se vi piace, tipo con sì, normale, no. Sugli strategici in generale. Sì, perché ad esempio secondo me con col 4 viene ancora meglio, perché la grafica è più figa, le costruzioni si rompono, no, proprio il movimento. Total War fai la battaglia. Sì, potresti farlo le battaglie al War. Ognuno si fa l'esercito. Lì ti fa proprio creare l'esercito, effettivamente. E se c'è qualche mod che può fare il sondaggio, grazie mille. Chiunque tu sia. Mamma mia, i moderatori di Anime Night sono i migliori moderatori della storia. Pazzesco. Sempre pronti. C'è qualcuno che sta convertendo. Ma gli italiani le spingono, eh? Ma c'ha un botto di truppe, eh? Umiliate questi coglioni. Quella si è arenata. Aspetta, non vorrà scappare quella nave maledetta. Ma è... fai tipo LOL, no? Fai attacchino, movimento, attacchino, movimento. Guarda lì! È tanto. Sottanto. No, ha retto. Sì, anche tipo... Che c'era? Rome Total War, che erano tutti... Sì, c'è pure Warhammer, se la vuoi. Non so, se si può simulare. Però... Sì, non si regge. Treno, non lo regge. Cioè, sai cosa? Ce l'ho, quello posso fare. Sarebbe figo anche tipo LOL, questi qua, però non si possono simulare. Tipo che ti fai il tuo team da 5. Ma dici Total Accurate Battle Simulator, Memory. Perché sì, pure quello effettivamente. No, sì, cioè, ci può stare cambiare. Il prossimo non faccio lo strategico. No, il prossimo non sarà lo strategico, ovviamente. Sì, però una volta ogni tanto. Diciamo, se metterlo in rotazione o meno. Sì. E metterlo ogni tanto, tiè. Sì, però di StarCraft è che, vabbè, sono tre fazioni, però... Non so se sì, no, si può fare sicuramente. Dici due la stessa. Ma no, e poi pure tutti uguali, la metti come scelta. Worms lo conosco, ci avevo pure pensato di farci un bel, però come si fa col fantateam? È difficile. No, dico, è difficile perché che gli dai di bonus. Come schiacciante la vittoria dell'Italia. L'Italia ha respinto Franchi di merda, è vero. Ma là sotto la chat invece... dice sì al 79%. Normale 9, 1. Vabbè, è giusto. Vabbè, ci sta. Da un controllo. Sì, ma io... quello ci sta. Sì. Allora, io ragazzi è lì, ho provato... Non vuole. No, non che è che... successo? Ma non è dice che è brutto. No. Io l'ho scaricato, ho provato, a parte il fatto che se no costa tipo 20 e passa euro. Pure quelli vecchi? Quelli vecchi li ho scaricati, quelli tipo Play 2, però... Ragazzi, okay, sono invecchiati molto male. Ah, però ragazzi, attenzione, perché ho preso contatti con Gianluca Flame, che Gianluca c'ha sia quello dell'anno scorso che quello di quest'anno, e stiamo cercando di organizzare un Fanta Team con il gestionale. Ah, cioè, che tu sei il capo di Raw, il capo di SmackDown, il capo di Memory. No, certo, e anche perché si può giocare in quattro adesso. C'è una comunità che stanno a fare. Ma che hanno tutte queste navi qui? Che ma perché? Qui però navi? Serve. Ma perché? Serve una volta in cui c'è pure Gianluca. Ma perché hanno tutte quelle navi su un mare chiuso? No, però è interessante perché comunque li prendi da dietro. Boh, che vogliamo fare? La chiudiamo qui? Sì, dai, per me si può chiudere. Vabbè, non avresti mai conquistato. Sì. Bello questo. Venezia.
Ah, bello, quello è mio. Bravo, è Claudio, genio della tattica. C'è pure di Livio, vero? Stanno pure quelle di Livio. Come infatti, com'è perché possibile? A quanto ore da quel porto là è riuscita a spawnare là dentro. Ah. Ma che cazzo, siamo dei deficienti. Siamo sì. Però viece qui. Infatti, vedevo. Infatti, stai in alto alla mappa delle cose rosse. Dicevo, ma che hanno fatto una comunità. C'è boh, un ultimo attacco. Diamo un'ultima occhiata alla città di Bisanzio in rovina. Beh, no, è rimasta così. Sta a fare i cammelli. Si è esposto che Bisanzio comunque è divisa in due dal mare. È la parte asiatica. Ma no, mi sa sono i miei che stanno a rubare le risorse. O i tuoi? Forse anche i tuoi. Stiamo a rubare le risorse di Marci. No, eh sì. Bravi, bravi. E rubateli del loro oro. Vabbè, vai. Va bene. Voglio vedere quest'ultimo attacco. Mi sento verrai umiliato sì, come sì. Solito. Ma sono troppo pochi. Ma poi vedi, soprattutto... poi si fermano. È perché vedono come va e dicono, sai che c'è. Forse ma voglio vedere che tornano indietro, che scappano. Neanche guardo la battaglia. Ah no. Sì. Ok, va bene. Va bene. Va bene, dai, diciamo che le bet vanno... alla coppia Lerio Claudio. Bravo Claudio. Mamma mia, oh. Ottimo teammate. Maggi si è rifatto bene, dai, non si può no, dire che Maggi dai, si è rifatto. Ragazzi, aveva quattro cose. Sono razziato le sue risorse. Ma io veramente Livio vuole staccare quando vuole. Ma io è vero, prima stavamo messi meglio. Ma a un certo punto. Ma l'hanno detto loro di staccare, io posso continuare pure fino alle 4 di mattina. Però ci sta, raga, dai, cioè. Sono le due. Allora, ci vediamo domani pomeriggio c'è un gioco nuovo che non ho capito qual è, perché non ci ho mai giocato. Mai col Zena. Però lo scoprirò insieme a voi. Domani è gaming e domani sera è il capitolo incredibile di One Piece che pazzissimo. No, Luca Matteo ha detto che gli ha fatto cagare. Luca Matteo ha detto che gli ha fatto cagare. Quindi vediamo. Se la prende sempre Luca Matteo. Incredibile. Chi lo sa? Chi lo sa? Probabilmente sarà il capitolo migliore di sempre. Sì, esatto. E niente, raga, vedremo. Lo scopriremo domani insieme. Non ci saranno vie di mezzo. Fa veramente schifo, sarà bellissimo. Esatto. Ci può stare. Va bene, ragazzi. Ci vediamo domani alle 4. Grazie Claudio. Di nulla, grazie nulla. Mille. Bye bye. Ciao.